Ok, ci siamo. È un po' strano, siamo Tetris. No, no, va bene così. Ci siamo, ci siamo. Ok, va bene, ci siamo, benvenuti. Io sono Rossella di Make People Do, con me c'è Gabriella, noi siamo le organizzatrici di Do It Together, che inizia oggi e andrà avanti fino al 31 di luglio. Oggi iniziamo, abbiamo come ospite Pietro Corraini nella prima parte della giornata e poi successivamente avremo come ospite un ragazzo francese che ci parlerà del progetto Yes We Camp. E quindi questo laboratorio comunque è stato organizzato in collaborazione con altre realtà, come l'EDA, che è un laboratorio qui al MUST, e poi Carta e Latte e Zabar. E, quindi ringraziamo queste realtà che comunque ci hanno supportato e soprattutto il Museo Storico di Lecce che ci ospita oggi e i laboratori dal basso senza di cui non saremmo riuscite comunque a realizzare questo progetto. Per cui lascio la parola a Domenico. Sì. Grazie, benvenuti anzitutto. Io sono Domenico Centrone, faccio parte dello staff di Laboratori dal Basso. Niente, vorrei giusto spendere due parole su quella che è l'iniziativa che oggi diciamo, permette di essere qui e di realizzare questo laboratorio. Laboratori dal Basso è un'iniziativa a supporto di tutte le giovani realtà pugliesi, associazioni e microimprese, l'obiettivo è supportarle per l'appunto non fornendo un contributo di natura magari economico, finanziaria, ma dando loro la possibilità di accrescere le proprie competenze, quindi il proprio know-how, sulla base di quelli che sono i propri bisogni di apprendimento. Quindi, come dice per l'appunto, l'essenza dell'iniziativa sta nel suo stesso nome, quindi sono dei laboratori dal basso, quindi giovani realtà pugliesi hanno la possibilità di creare un vero e proprio percorso di apprendimento sulla base di quelli che sono le proprie esigenze, in termini formativi e per l'appunto hanno la possibilità di identificare e progettare un laboratorio in toto, quindi identificando prima di tutto le tematiche, identificando quelli che sono i migliori docenti da cui apprendere e anche le modalità formative. Quindi quello che fa Arti semplicemente è portare qui in Puglia, quindi a casa vostra, i docenti da qualunque parte del mondo essi vengano. E in un'ottica di condivisione della conoscenza, proprio per diciamo favorire lo scambio di conoscenza e la ricaduta su tutto il territorio, mettiamo anche a disposizione un servizio di streaming per diciamo, ampliare per l'appunto la diffusione dei laboratori e qualora ci siano docenti anche provenienti dall'estero, anche via la facoltà di usufruire di un servizio di interpretariato. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni, laboratori per l'appunto quello che vi ho appena descritto, poi ci sono le testimonianze, è un'iniziativa di mentoring. Le testimonianze sono un po', noi lo definiamo un cicchetto dei laboratori, cioè sono degli incontri brevi, one shot, con protagonisti del mondo dell'innovazione e dell'imprenditoria che per l'appunto vengono qui in Puglia e raccontano la propria esperienza. La terza iniziativa è l'iniziativa di mentoring, quindi a cui si fa affiancare alla giovane realtà pugliese, alla giovane associazione o microimpresa, una persona senior che ha già maturato esperienza, che quindi dona, mette a disposizione della giovane realtà tutta la propria esperienza, la propria conoscenza, la propria rete di relazioni. Attualmente l'iniziativa, i laboratori sono, l'avviso dei laboratori è concluso, si è concluso tra l'altro poco fa, e ci sarà quindi nel periodo settembre-novembre la realizzazione di tutti i laboratori presentati nella seconda finestra, quindi vi invito a tenere sott'occhio il nostro sito laboratoriodalbasso.it su cui per l'appunto potrete vedere tutti i laboratori che saranno approvati e realizzati. È ancora attiva l'iniziativa di testimonianze e l'iniziativa di mentoring, quindi qualora vogliate usufruire di queste iniziative o vogliate comunque approfondire o iscrivervi, l'invito in questo caso è anche per il docente, quindi in qualità di mentore, diciamo mettere a disposizione delle giovani realtà pugliesi la propria esperienza, visitate il nostro sito e comunque contattateci. Io vi auguro un buon laboratorio, grazie di essere qui e grazie naturalmente a Rossella, agli organizzatori e al docente per essere intervenuti. Bene, lasciamo la parola a Pietro. Grazie mille, grazie comunque di tutto l'iniziativa perché comunque devo dire un progetto molto, molto intelligente secondo me, che va nella giusta direzione.
poi l'idea di trovarmi una figura di mentore, cioè proprio non è tra le mie corde, però insomma, a parte la definizione si può pensare. Allora, io farò un po' così perché vedo un po' da una parte e dall'altra, davanti vedo solo il proiettore, quindi io potrei anche mettermi qua e tac, così risolviamo il problema da questo punto di vista, però dopo va bene. Importante che si senta quello che dico. Buongiorno, partiamo così. Oggi io sono venuto qui in qualità di tante cose che faccio. Io mi occupo di tante cose diverse, mi occupo di grafica, di editoria, di libri, di progettazione, di workshop, gestiamo con l'azienda in cui lavoro una serie di librerie, insomma ci occupiamo di tante cose. Il tema che ci è stato dato da sviluppare, che era quello del do it together, quindi del costruire insieme, del fare insieme, e soprattutto questa idea che a me piaceva molto del make people do, no? Cioè di far fare alle persone, è molto vicino a quello che facciamo noi. Quello che facciamo noi è strano, perché non è proprio un lavoro partecipato, è in realtà un'azienda che si occupa di editoria o di grafica in altre situazioni. Quindi è per eccellenza il libro e l'oggetto in cui uno parla e tanti ascoltano, proprio così per partire. Però poi dopo, io prendendo a spunto, no, la riflessione che ci era stata chiesta, mi sono fatto un'altra domanda, che era, oltre a make people do, era, ma le persone fanno, ma fanno nel senso di make, non di do, di fare con le mani, di costruire le cose. E alla fine quello che è venuto fuori da questa riflessione è che i processi che noi mettiamo in piedi per costruire il libro o per costruire i progetti, tutti i progetti che noi prendiamo in mano, sono dei progetti che in una maniera o nell'altra sono ampiamente partecipati, sono tutti costruiti con un grosso staff di persone, un po' perché l'azienda che è una casa editrice che si chiama Correini Edizioni, di cui vabbè, dopo vi parlerò un pochettino, è un'azienda con delle dimensioni non grandi, perché le aziende grandi sono un'altra cosa, però medie. E quindi sono una decina di persone che collaborano per la costruzione dei progetti, e più c'è un gruppo di partecipanti, di amici, di collaboratori, di illustratori, grafici, designer, che collaborano alla creazione dei progetti. La creazione dei progetti va dall'illustrazione di un libro fino all'invenzione del libro, quindi tutto viene partecipato. Vedrete dopo, magari sfogliando anche il catalogo, che quando parliamo di libri parliamo di una casa editrice un po' particolare, non so se voi conoscete più o meno il lavoro che facciamo noi, una casa editrice che si occupa di editoria, ma avendo un punto di vista molto vicino a quello dell'arte, in realtà non è rigida sulle regole editoriali, sui formati dei libri, sulle gabbie grafiche. Quindi ogni decisione, ogni progettazione per il libro è comunque partecipata con gli autori, che diventano autori non solo del testo, ma autori del libro. Però prima di parlare della casa editrice, volevo dirvi che, ok, la gente fa con le mani, non lo so, adesso vediamo, cioè, ce ne rispondiamo dopo. Allora, quello che faccio io, adesso un attimo ve lo racconto, perché io oltre a occuparmi della casa editrice, che è quella famosa, che insomma, è Munari, basta, cioè, su questo si sa, mi occupo di tante altre cose, mi occupo di grafica, mi occupo di workshop e insegnamento in generale, e appunto, come dicevo, gestiamo una serie di librerie. Forse mi metto da questa parte così evito di passare
stare davanti al proiettore tutte le volte. No, però se vuoi, se vuoi posso, se vuoi li faccio io. Ecco, bene. Eh no, perché io non so bene, cioè io improvviso un po', non preoccupare. Allora, quindi cosa faccio io? Io mi occupo di fare dei progetti. Mi occupo di fare dei progetti e di prendere in mano delle idee, delle teorie o dei concetti molto astratti e cercare di farli diventare qualcosa di fisico. Quindi c'è un processo che parte dall'idea astratta per poi scendere e diventare qualcosa di meramente, concretamente fisico. Vabbè, qui questo è un piccolo progetto che avevo fatto, però era per dire che noi ci divertiamo anche a fare degli schizzetti. Allora, io mi occupo di grafica, di libri, di laboratori e di librerie. Quindi visualizzazione di progetti e trasmissione di progetti attraverso questa visualizzazione. Questo è tra i vari progetti l'ultimo che ho fatto come grafico, uno degli ultimi che ho fatto come grafico, che è questo, che è un piccolo giornale che si chiama Abstract Forecast, in cui non c'è niente, ci sono solo delle previsioni del tempo, ma finte. Quindi questa diventa proprio una riflessione sull'idea di visualizzazione dei dati, no, tutti facevano infografica, i giornali, tutti i designer bravi facevano infografica, ho detto la faccio anch'io, anche se non ho i dati da metterci dentro, io poi poco mi interessa. E così ho costruito questo sedicesimo qua, proprio sul linguaggio di quelle che sono le mappe. Vedete qua, adesso lo faccio girare. Io andrò un po' così in maniera randomica e schizofrenica. Se non capite delle cose, se avete delle domande su delle cose da approfondire, ditemi pure. Spero di non sedermi. Adesso allora, il sedicesimo di cui vi ho parlato è un sedicesimo fisicamente. Sono 16 pagine. Voi sapete cos'è una segnatura? Dopo lo vediamo. Però in realtà una segnatura è quel foglio, quella che viene stampata su un unico foglio macchina, piegata, tagliata e poi usata come base per la rilegatura. Quando a suo tempo ci è venuto voglia di fare una rivista di grafica, ci siamo detti, allora, ci sono un sacco di riviste di grafica, non più c'erano un sacco di riviste di grafica che parlano di grafica, fanno critica di grafica, fanno divulgazione di grafica. A noi mancava una cosa che fosse più nostra, che fosse una rivista che invece di parlare di grafica facesse grafica. Quindi in realtà uno spazio vuoto che viene dato a un artista, un grafico, un designer, un illustratore, tutte le volte diverso, che costruisce proprio, ah no, aspettate qua che, scusatemi, allora com'è che si fa? Lo vedevo io ma non lo vedo. Ecco. Questo è il risultato di questa idea, una rivista di 16 pagine, quindi una segnatura. Elemento base, elemento portante di quello che poi è la costruzione dei libri, e quello lo vedremo dopo, viene dato a un autore diverso, senza tema, senza limiti, di solito gli chiedo di non affrontare temi o soggetti o storie che ci mandino in galera o che ci diano delle problematiche legali, ma poi sono completamente liberi di scegliere quello che vogliono, di scegliere addirittura il tipo di, la tipologia di stampa e i colori, la tipologia di carta su cui andare a lavorare.
questi sono gli ultimi due. Vi faccio vedere in anteprima, anche se c'è lo streaming che non sarebbe giusto, perché di solito prima li facciamo vedere agli abbonati. Voi c'è qualche abbonato al sedicesimo qui? No. No, è una buona scusa, capito, per dire a lui lo posso far vedere, ci saranno dopo, va bene. No. Va bene, così va bene. Allora vediamo se rimpiccioleremo un po' le cose. Questo è un sedicesimo in cui una fotografa e un botto si sono messi insieme per raccontare quello che secondo loro era l'idea di cibo, l'idea di ricerca sul cibo. Ed è un sedicesimo solo sui capperi, né più né meno. Questo cuoco, che in realtà è un pasticcere, si chiama Corrado Assenza, ha una pasticceria incredibile a Noto, se vi capita di andate a prendere qualcosa da quelle parti, perché comunque ne vale la pena. E lui cosa fa? Oltre a fare dei dolci incredibili, cerca le materie prime. Quindi in realtà non è un libro sulla cucina, è un libro sulle materie prime, l'amore per le materie prime, l'amore per la ricerca delle cose semplici che si fanno. Lui va in giro per la provincia di Noto e trova i capperi che crescono in giro per Noto, che crescono ovviamente anche a Noto Antica, e lui li usa per cucinare le sue cose. Siccome è un tipo un po' strano, non li tiene sotto sale come fanno tutti, ma li tiene di conserva con il miele. E vengono così, e quindi già vi è venuto voglia poi di andare ad assaggiare. Però questo per noi era un articolo di giornale, era un articolo che, una storia che valeva la pena di raccontare, valeva la pena di essere raccontata dagli autori di questa storia qui. Questo è il punto vero del sedicesimo. Non è mai una persona che racconta qualcosa di qualcun altro. In realtà chi è l'autore è anche l'autore del contenuto, è l'autore delle immagini, è l'autore di tutto quello che succede all'interno di quel numero lì. Quindi è come se fosse una piccola opera. Una piccola galleria, no? Che invece di avere le pareti ha 16 pagine, tu dici a un artista, guarda, queste sono le chiavi, fai un po' quello che credi. Il penultimo, che è questo, è la cosa divertente del sedicesimo. Io ne parlo in maniera un po' così perché sono molto entusiasta di questo concetto, quindi mi diverto molto perché coinvolgiamo tante persone in questo progetto. Di solito siete voi ad invitarli, siamo, giusto? Siamo. Ok. Non sono loro che si propongono. C'è tanta gente che si propone. No, metti che di 36 numeri che sono usciti, uno, due ci sono stati proposti. Due ci sono stati proposti, spesso noi collaboriamo con tante scuole, andiamo in tante fiere, giriamo spesso per il mondo e ci capita di fare conoscenza con persone che ci mostrano dei progetti e noi diciamo no, questo progetto non mi interessa, però mi piace quello che fai un sedicesimo, fai un collegio. Quindi è vero che così come sono, ne sono arrivati un paio, non di più. Okay. Comunque anche quelli rimaneggiati. Però tante persone le abbiamo conosciute attraverso i contatti delle scuole e soprattutto internet è un gran motore per noi di scoperta di cose e di persone. È un modo di cercare la qualità che ci piace, che ci dà molte possibilità. È chiaro che però lo si deve usare in maniera molto attiva. Sì. Parlo molto con le persone che si occupano del sedicesimo, con gli autori del sedicesimo, più della metà degli autori del sedicesimo io non li ho mai incontrati fisicamente. Okay. Però li conosco bene e insomma, ci parliamo. Questo è
questa giovanissima ragazza di New York, non so se lui, però vive e lavora a New York, che ha fatto un progetto che ci è piaciuto molto e gli abbiamo detto, mi fate due immagini, fanno i 16 e siamo a posto, facciamo un numero. È molto leggero anche nella creazione, ma non avendo un tema, non avendo dei limiti troppo stretti, gli autori sono anche molto divertiti dal farlo, perché hanno magari un progetto nel cassetto, hanno l'entusiasmo, la voglia di progettarlo e si divertono a farlo. È proprio un modo di divertirsi insieme agli autori. Poi dopo in realtà non è facile come sembra, perché 16 pagine sono più lunghe di buttare giù un'idea così di corsa e troppo corte per approfondire un'idea davvero. E quindi bisogna trovare proprio la giusta misura per riuscire a raccontare qualcosa in queste 16 pagine. Questo è un... non so se spiegarlo, perché vabbè sì, ve lo spiego. È un gioco che si chiama Puzzle di parole. Di voi passa l'inglese? Penso. Ok, quindi ci siamo, no? Sì. Sono tutti dei giochi di parole. Sono molto fasi di questo tipo di maniera molto leggera, è un piccolo gioco. Ognuno di questi è un libro. Una delle cose divertenti del sedicesimo è che non finisce, cioè quando tu pubblichi questo, hai sì il numero di luglio, ma lo compri anche ad aprile dell'anno dopo, di 3 anni dopo ha il suo valore. La cosa davvero entusiasmante del sedicesimo è questa, che Diane Kroll si è laureata nel 2009, ha fatto 2 progetti grossi nella sua vita, 2 numeri prima di lei, c'era Milton Glaser che ha fatto il sedicesimo. E questo fa molto parte del mio modo, del nostro modo di lavorare. Di non dare un limite di età, di fama o di bravura, no? già conosciuta, ma di prendere i progetti così come sono indipendentemente dall'autore che li fa. Milton Glaser, cioè, è chiaro che se dai 16 pagine chiave in mano a Milton Glaser sei un po' più tranquillo che se le dai a... sai che qualcosa di buono ti torna, c'è meno rischio. Però noi abbiamo dato quelle stesse 16 pagine, con gli stessi limiti, con le stesse caratteristiche, con anche lo stesso compenso, che nel caso del sedicesimo è nullo. Il caso del sedicesimo è noi non paghiamo gli autori, ma gli diamo un abbonamento a tutto Vita Natural Durante, a tutti i numeri che escono, e 150 copie del loro numero, che arrivano a casa in una scatola e loro possono fare quel che vogliono. Quindi è comunque in qualche modo sentirsi parte di un progetto, di una comunità. Spesso sono gli stessi autori dei sedicesimi passati che un po' si lamentano che non possono farne altri. E ci consigliano, questo è un lavoro bellissimo, potrebbe essere perfetto per fare un sedicesimo. Quindi, si crea comunque un po' di comunità. Milton Glaser ha fatto un sedicesimo scurissimo in cui ha messo in fila tutti i progetti in cui ha usato il punto come elemento fondamentale della progettazione. E ha scritto un testo apposta in cui spiega perché usa il punto, che facendolo era breve è un elemento dal quale non si può togliere niente. È impossibile semplificare, e quindi è un punto di partenza per disegnare
scuro lui, è scuro il monitor, quindi non si vede. Allora, cosa posso fare? Qui ce ne sono un sacco, vabbè, velocemente. Questo è un giovanissimo ragazzo del 78, quindi sono giovanissimo, giusto? Giovane ragazzo di Variga, che ha fatto queste illustrazioni, queste micromacchine, folli, gatti volanti, molto astratto, e per noi era anche questo molto divertente. Carta completamente diversa, immagini diverse, questa è la Nora Krug, che ha fatto una sorta di percorso ritroso nella storia della sua famiglia in Germania, questa è, e questo non mi ricordo mai come si pronuncia, però Gregor Korganov. Ah no, non preoccuparti, non ho detto niente di interessante. In cui ha fatto questo progetto che si chiama Padri e Figli, in cui ha fotografato molto semplicemente, lui ha adottato un bambino e ha fatto un tipo di ricerca molto personale sull'idea di padre e figlio, e in ogni fotografia c'è un padre con il proprio figlio. Tutti i figli unici. Io ero molto triste perché ho due bambini, dicevo, ma anch'io volevo, invece non ho potuto partecipare. E insomma c'è di tutto, ecco, questo è uno di quelli che ci ha mandato lei, la Rosa Link, che è un'illustratrice tedesca, ha detto, sto facendo questa cosa qui sulle formule matematiche, è venuto fuori questo sedicesimo qui, in cui come nell'altro delle previsioni del tempo, le formule matematiche diventano cose astratte. È una riflessione sul linguaggio più che sul contenuto, e questa è una cosa che succede spesso a livello di sedicesimo e comunque di progetti nostri. Questo qui, per esempio, è molto astratto, ma in realtà sono campanelli di Venezia. Citofoni fotografati, ritracciati in bianco e nero, ma sono esattamente come sono in realtà. Mannaggia. Entra un altro fotografo di moda che si chiama Tony Meneguzzo, un tipo molto divertente, che si occupa di foto di moda, però a un certo punto prego, venite dentro. Capisco che arrivare qui con due mucche sullo schermo faccia un po' di ha un senso. Insomma, queste sono delle fotografie che lui ha fatto girando per l'India, di queste mucche che vengono dipinte per le feste. E sono 16 mucche, non so come altro definirlo. Continuo a ripetere che è molto divertente, però, perché a me diverte molto l'idea che non l'ho mai ricevuto per posta, però immagino che sia un po' come quando io ricevo il PDF dagli artisti, non ce n'è uno uguale a un altro, sono completamente diversi, sono completamente inventati, sono tutti con un sapore, con un punto di vista molto diverso. Questo è un designer che si chiama Giulio Iacchetti, che ha fatto questo sedicesimo, che essendo un designer ha trattato come un oggetto fisico, quindi ci sono i soldatini che tu ritagli e metti in piedi, come c'erano i carabinieri che potevi incollare sul legno e fare il traforo, e poi dopo, se uno non c'ha l'anima del guerriero, dall'altra parte, sempre del sedicesimo, ci sono i manifestanti che tu puoi fare, e così. Tu puoi scegliere quale delle due parti.
però è questo divertente perché è un designer che l'ha fatto diventare un oggetto da tagliare, incollare, costruire. Ma c'è un criterio di scelta? Ecco, questo è quello che stanno affrontando. Il criterio di scelta non c'è, cioè non è ufficiale. Ci sono delle modalità di esclusione. Allora, la prima modalità, ho dato una botta al microfono, è esploso tutto. Lanciatemi una scossa qui dietro. La prima domanda che facciamo è che sia un progetto. Cioè, deve essere un progetto di 16 pagine. Non può essere solo un catalogo di altri progetti o di schizzi o così. Deve essere un progetto che inizia e finisce con quelle 16 pagine. Quello che più si avvicina a un catalogo di cose è quello di Milton Glaser. A parte che Milton Glaser non è che non avevo voglia di chiamarlo e di dirgli ascoltami Milton, allora lo cambiamo. Anche se l'ho fatto con altri personaggi, che non faremo nomi, eccetera, molto importanti, che hanno fatto dei sedicesimi sui quali non ci siamo trovati, non sono usciti. Maniera molto serena, cioè sono diventati altre cose, quindi non ho litigato con nessuno per ora. Però è quello, cioè l'idea che ognuno di questi ha un piccolo libretto, un piccolo libro, e quindi ha una sua identità, una sua storia, una sua integrità nelle sue 16 pagine. Detto questo, i criteri di scelta sono le cose che piacciono a me. Sono degli approcci completamente diversi. E quello devo dire che è un po' casuale, perché non è che... Sì, cioè, se ho fatto uno fotografico è difficile che il numero dopo chieda uno che ha fatto un sedicesimo fotografico. Però, poi io la prima cosa che faccio, prima ancora che la gente mi abbia detto di sì, gli mando tutti i numeri arretrati. E allora cosa succede? Cioè, uno li vede e dice, no, aspetta un attimo, io devo fare un'altra cosa. E allora lui per adesso sto lavorando con uno studio, qui vi sto dando troppe informazioni, studio australiano che fa dei lavori molto molto belli, che sta costruendo degli oggetti apposta. E allora io avevo visto un progetto dove hanno fatto dei disegni e loro mi hanno deciso dove costruiscono degli oggetti. Va bene, io sono... Poi è molto divertente perché per esempio questi qui, lei, Karin Goldberg, è una grafica, ma che ha segnato gran parte della storia del design delle copertine americane, e non solo. E quando abbiamo fatto il sedicesimo insieme, lei ha fatto questi ritagli che sono sagome delle fustelle, delle scale. Il dialogo era quasi surreale. Lei mi diceva, lo mettiamo in oro, però non so se si può fare. Ed ero io che dicevo, sì, mettiamolo in oro. E lei mi ha messo il titolo in copertina, il logo. No, non mettiamo il titolo, lei ha lasciato il logo. Mettiamo via anche il logo. E lei era imbarazzata quasi a tirare via tutto, no? Da autrice. Invece io da editore, che in realtà sarei stato quello qui, avrebbe dovuto dire, no, mettiamo un logo grosso così al centro. Si vede lontano un video. Che si è abituata a lavorare con il mercato delle copertine americano, si è trovata, poi una volta capito questa cosa qui, come gli altri, e alla grande, capito, oro, nero, tre pantoni e via. Però sì, si crea molto un dialogo, è vero che io dico agli autori, fate un po' quello che volete, però poi è vero che gli autori tornano da me e mi dicono, io farei questo, tu che dici, io gli dico, ah, io farei così. Io lo farei così, e insieme si crea il progetto, fino ad arrivare al progetto in comune. Ma è successo che qualcuno l'ha convinta? L'ha convinta in qualcosa che non credeva? No, ti ha convinto meglio? No, però, allora, però cioè, tutti hanno fatto, nessuno ha fatto delle cose che io mi aspettavo, molto pochi hanno fatto delle cose che io mi aspettavo. Quindi se c'è una cosa che non mi piace, non è che no,
però si trova una soluzione insieme, quello sia sicuramente. Non sono mai stato io a dare degli input sui contenuti delle decisioni. Se, a volte qualcuno lo contatto dicendo mi è piaciuto quel tuo progetto, quindi loro sanno che a me interessa quel tipo di linguaggio. Però detto questo, non lo so che se Damien corda è molto minimal, sono tutte delle gocce che cadono finché non diventa bianco. Astrattissimo. Ecco, questo è fatto a mano, nel senso che io gli ho spedito le lastre della stampa, me le ha incise a mano con gli acidi, quelle due gocce che sono cadute sugli acidi. Poi con grandissima gioia del nostro tipografo che ha dovuto ricevere e mettere a posto, vabbè, però alla fine siamo riusciti a fare tutto. E questo è inciso mano, sulla lastra neanche, sulla pellicola, mentre questo per esempio di... questo qui di Atelier Vostok è invece disegnato a mano sulla pellicola. Se vediamo come funziona la stampa più o meno, dopo lo guardiamo anche quello. Mi sono dilungato proprio il sedicesimo. Voi fermatevi. Perché... Vabbè, insomma, questa cosa qui è il sedicesimo. Poi dopo siamo qui oggi e domani, chi ha delle domande sui sedicesimi me le fa. Dove si possono comprare? Non so, ci sono delle librerie qui alle insegnanti, però non mi ricordo qua. Comunque mi arrivo. A Liberma, quella... nel caso su internet si mette d'accordo. Oh, torniamo prima. Questi sono i semplicissimi. Un'altra cosa che faccio sono i workshop. Oh, ecco cosa siamo qui a fare finalmente. Allora, la casa editrice, che è stata fondata dai miei genitori ormai 40 anni fa, ha collaborato con tanti artisti, uno fra tutti è il buon Bruno Munari, che ha fatto del... no? Questo non sono i laboratori fatti, questa è un'altra cosa che adesso la faccio. Che ha lavorato per molti anni con i bambini, con gli adulti, comunque con l'idea di laboratorio, del... imparare facendo, quindi quel make people do è molto appropriato, perché è l'idea dell'imparare facendo e non dell'imparare leggendo o studiando. Dei semplici concetti possono essere trasmessi, insegnati, facendo delle semplici azioni. Lui viene dal mondo della grafica e della didattica, io oltre a fare alcuni laboratori basati sui libri di Munari, ho fatto anche dei laboratori più personali, in cui mi chiedono ogni tanto di inventare delle cose un po' strampalate, e per quanto mi riguarda penso di riuscire a inventarle molto strampalate. Non so quanto efficace, però molto strampalate. Dopo magari proviamo a fare una cosa. Com'è qua che funziona lo streaming? Sì, va, però io posso fermarmi, andare di là, okay. Fare un pezzo di workshop, tornare, eccetera. Lo decidete voi. Possiamo farlo, sì. Sì, ok. Allora, sì. Allora dopo magari facciamo una piccola parte del un primo workshop. Questo è un workshop che abbiamo fatto una settimana fa, un paio di settimane fa ormai, a Merano, in questa realtà che a vedere, almeno contattare, che si chiama OPLA, che è un archivio, una biblioteca, di Merano, un archivio di tutti i libri d'artista per bambini, cioè, tutti i libri di artisti, da Munari a Warhol, a Klein, insomma tutti quanti, hanno fatto per dei bambini. È stato spesso nella storia dell'arte che gli artisti, soprattutto dell'arte contemporanea, parlassero con dei bambini, voi perché hanno avuto dei figli, voi che i loro amici hanno avuto dei figli, Martighigiene ha fatto uno perché
figlio dei suoi amici non poteva giocare con le armi, allora lui ha fatto un libro di istruzioni per costruirsele da solo. Ciapa. Di solito così, in aperta sfida dei genitori si fanno questo. Però tutti gli anni questo archivio organizza una serie di workshop con degli artisti. Quest'anno erano un po' a corto di artisti importanti, hanno chiamato me. E io sono andato con un altro ragazzo, progettista, un designer che si chiama Lorenzo Bravi, che anche lui è da tenere d'occhio. Lui farà un sedicesimo, prima o poi, così viene detto in pubblico e non può più tirarsi indietro. Lo sta preparando da un paio di anni, è lì che ha vinto. E lui si occupa di interaction design e basic design, quindi lavora molto con oggetti interattivi, cose che fanno dei rumori. Io l'ho conosciuto perché ha fatto, penso, la prima mostra, l'ha fatta in una delle librerie nostre, che è 121, quella più libera, diciamo, da restrizioni. È arrivato questo ragazzo un giorno e mi dice: ah, guarda, cioè, i miei genitori hanno una tipografia, hanno una pressa, e io ci ho messo dentro gli oggetti dell'IKEA. Ecco. E ha fatto queste grosse stampe in cui i caratteri non erano caratteri mobili, ma erano proprio mobili fisicamente. E quindi proprio la sedia, i mobili, siccome i mobili dell'IKEA, l'invenzione vera dell'IKEA non è tanto il fatto che tu smonti e te lo monti tu e quindi c'è un risparmio nel montaggio. L'invenzione vera dell'IKEA è che per qualsiasi cosa loro hanno una scatola quadrata, quindi stoccaggio, spedizione, trasporto non hanno nessun costo. Secondo me sulla sedia si può comprare. No, ma lei si siede qua. Quindi gli oggetti dell'IKEA hanno come caratteristica quella di essere piatti. Semplici, ha preso lo sgabello, quello che hanno copiato da alto e l'hanno stampato, come si chiama? Quella del treno, la ferrovia che hanno copiato dalla Brico, tanto poi comunque l'IKEA, l'80% dei pezzi sono copiati, però li ha presi, li ha stampati. Ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a fare delle collaborazioni. Dopodiché una serie di workshop che abbiamo fatto in 121, dimmi se sto andando troppo, c'è Franceschi che va da Agrigento, ma no dai poverino, questo è il 121, no questa è la pagina Facebook di 121, 121 è una libreria, che si trova a Milano, è una libreria che è nata come libreria temporanea, doveva stare aperta 121 giorni, finiti 121 giorni abbiamo detto, ma no dai, andiamo avanti. E l'abbiamo chiamata 121 più, capito l'originalità. Però, perché così non puoi aggiungere 121 più 2015 e vai avanti quando vuoi. E a quel punto lì abbiamo iniziato a lavorare sulla libreria proprio come se fosse uno spazio simile all'idea del sedicesimo. La libreria 121 è una scatola dove noi mettiamo i libri che ci piacciono, che vengono da tutto il mondo, quindi non sono solo libri nostri. C'è una selezione molto rigida di tutte le persone che sono a noi vicine, quindi alcuni libri li scelgo io, alcuni libri li sceglie Marina, che è la libraia, alcuni libri li sceglie Ilaria, oltre ad essere mia moglie, l'altra ragazza che si occupava della libreria.
le persone che vanno in giro per il mondo spesso tornano con dei libri, perché la particolarità di 121 è che, avendo molti libri in piccole tirature, in piccoli esemplari, alcuni autoproduzioni, non riesce, cioè noi non riusciamo ad appoggiarsi alla distribuzione abituale. IDA, messaggerie, eccetera, che sono quelli, per chi conosce le librerie che distribuiscono il 90% dei libri che arrivano in libreria, noi li usiamo molto raramente. Un po' perché siamo editori e quindi possiamo permetterci il lusso di chiamare un altro editore e di dirgli mandami i libri senza passare per il distributore, che l'editore è anche contento perché così non deve pagare il distributore, un po' perché tanti dei libri che prendiamo sono libri che sono praticamente introvabili. Cioè, io sono andato io personalmente a rubare dei libri in chiesa perché dovevo venderli. C'è un'abbazia in Francia che si chiama Abbazia di Fontevraud, che è un luogo meraviglioso nel centro della Francia, un'abbazia sconsacrata che è diventato un museo aperto alla gente. Ogni anno chiamano un artista a fare una guida di quel posto e vengono fuori delle cose incredibili, perché prima è stato Pol Pot, poi hanno chiamato Toccafondo, poi la Creta Pakoska, insomma c'è una serie di artisti che sicuramente non hanno fatto niente che ti facessero capire qualcosa del posto, però comunque con delle sperimentazioni, delle invenzioni. Ma siccome ne davano uno a ognuno che entrava, io sono uscito entrato una decina di volte e poi l'ho portato in libreria. A noi ci piace averli lì, poi non si vedono, perché nessuno è così folle da comprare una cosa di questo tipo. Però è quello che succede. Quindi è una selezione di libri molto particolare, molto ampia, che va dal libro dell'Einaudi, se ci interessa quel titolo dell'Einaudi, o dalla piccola autoproduzione in tiratura. E una cosa che facciamo spesso sono queste mostre che facciamo con una serie di amici, di illustratori. Scegliamo un tema, chiediamo a 10 persone di partecipare, di farci un disegno, un'illustrazione o, se hanno qualcosa di già fatto, di darci qualcosa da mettere in mostra. In occasione di mondiali abbiamo fatto questo squadrone di lo vedremo mai, questo squadrone di giocatori di calcio, tutti disegnati da illustratori diversi. Vedete la formazione? Umberto Mischi in porta, questa è la Sara Mazzetti in difesa, Lorenzo Gritti, Nicola Iannobello, questa è la Carlotta, non mi ricordo il cognome, Chiaro e Faccioli, Alberto Rebori, adesso mi vengono tutti i nomi, Goran Romano, Ivan Canu, Giulio Orecchia e lui che è il più famoso, voi che lo sapete, non me lo ricordo. No. Alessandro Baronciani, che è quello. E quindi abbiamo fatto questo giochino, che è un giochino, però è un modo di creare una comunità intorno alla libreria e una comunità intorno a noi. Una volta facendo una cosa del genere, un illustratore che non avevamo mai conosciuto, si chiama Giacomo Bagnara, abbiamo invitato a fare una cosa di questo tipo e dopo abbiamo fatto un libro tutto disegnato da lui, che è questo qui, che è una guida dell'Oltrepò Mantovano. Capisco che da Salento l'Oltrepò Mantovano possa essere poco curioso, però l'idea di creare una guida comunque illustrata di un posto è stato, e cercare un illustratore che lo facesse è stato per noi molto, molto divertente. Ma insomma, questo qui. Detto che questo è 121, quindi uno spazio di sperimentazione, proprio uno spazio fisico,
Provate a immaginarvi il sedicesimo grosso, tridimensionale, quello è quello che succede a 121. C'è una vendita perché mentre il sedicesimo tutto sommato ha un costo molto ridotto, il mantenimento di una libreria invece ha un costo più impegnativo e quindi insomma ci sono dei ragionamenti molto più complessi da fare, però insomma, più o meno è quella cosa lì. Qui facciamo anche tutta una serie di workshop. L'anno scorso, anzi quest'anno, abbiamo fatto una serie di workshop che si chiamavano I bambini e la tecnologia, ed erano una serie di tre workshop in cui i bambini erano messi a contatto con le nuove tecnologie e dovevano, noi gli davamo in mano due o tre cose abbastanza tecnologiche e loro erano liberi, seguiti da noi, di costruire delle cose. Primo che è venuto è stato Matteo Loglio, che è un ragazzo italiano che si è trasferito a Londra per costruire un giocattolo che insegna ai bambini a programmare con il computer, quindi tutta una serie di meccanismi, l'idea di creare un programma, di seguire un flusso molto divertente, ma anche molto difficile. La volta dopo abbiamo chiamato Massimo Temporelli, che ha fatto un laboratorio con le stampanti 3D. Noi in libreria abbiamo una stampante 3D, così va in libreria. Come vi ho detto prima, è una libreria un po' strampalata. L'ultima volta ci abbiamo stampato dei vasi, vasi piccolini, grossi così, per metterci dentro un fiorellino. Quando tiri su i fiorellini di fianco alla strada, non sai mai dove metterli alla fine. Allora, abbiamo fatto dei cosi piccoli. E lui ha fatto costruire degli oggetti in 3D. Il laboratorio con Massimo, un laboratorio che abbiamo sviluppato io e lui insieme, in realtà è un po' più complesso, quello di Temporelli, non sono proprio oggetti banali in 3D, ma sono dei pezzi, dei Lego. E tu chiami un bambino e dici, cosa sono i Lego? Ah, è una cosa che si costruisce così, però ci sono delle cose che non puoi fare, perché con i pezzi non puoi... E loro noi abbiamo detto, no. Adesso i pezzi che ti mancano te li fai. Allora si sono messi lì, ho fatto la curva, la punta, ho costruito con la stampante 3D gli oggetti che gli servivano. Il terzo era Lorenzo Bravi, che è venuto fuori con questo workshop qui, se riesco a farvelo vedere, che questo è un video. Ecco. Questo progetto qui è stato sviluppato da noi. Da noi nel senso locale del termine, cioè non da noi che l'abbiamo sviluppato. Lì, da noi a 121. E questa cosa qui era molto meno elegante perché la facevano dei bambini che spitunavano dei tasti, però è questo oggetto. Il rumore... Non è uno stereo che lo fa, ma ci sono dei tamponi sotto gli oggetti che danno un colpo e l'oggetto suona. Cambiando l'oggetto ovviamente cambia il rumore. Io che da bambino sognavo di fare l'inventore, ho detto no, figata, facciamo qualcos'altro insieme. Vabbè, va avanti per ore e ore. Così. E ho detto facciamo qualcosa assieme, qualcosa sui libri, dai, libri interattivi. Facciamo qualcosa sul libro digitale, libro interattivo. Però lo facciamo con i libri fisici. Allora abbiamo fatto dei libri che diventano interattivi. Abbiamo costruito con dei bambini a Merano questi piccoli oggetti di carta con i bambini che disegnavano.
disegnavano, dentro c'erano dei piccoli contatti e succedevano delle cose. Vi faccio vedere un video, non è montato, quindi abbiate pietà. Questo è Lorenzo, bravi. Allora, dimmi tu se vado troppo. Dimmi se vado troppo lungo, troppo corto. Allora, quell'oggetto che io ho in mano è un cartoncino nero dove loro hanno attaccato con dello scotch di alluminio, quello che si usa per isolare i termosifoni, che però conduce l'elettricità, hanno lavorato sulla costa per far uscire i contatti che arrivano all'interno di ogni pagina. Non vi svelo il segreto di come è fatto perché è brevettato da noi. No, non è brevettato. Lì all'interno invece con dello scotch di rame, che è questo qua, questo qui è un nastro di rame, comunque materiali che si trovano abbastanza facilmente in giro, hanno costruito dei contatti che arrivavano senza toccarsi fino al bordo del libro. Io attaccavo alla costa. Era una classe delle medie che gli insegnanti ci hanno detto è una classe problematica, fanno del casino. Poi invece più era noioso il lavoro che gli facevamo fare, più erano contenti. La prima parte era proprio di produzione, era quasi catartico perché dovevano mettersi lì con pazienza zen, ripiegare lo scotch su se stesso facendo in modo che non si incollasse. Hanno fatto un lavoro di precisione incredibile. E tutti i ragazzi sono stati bravissimi, non hanno mai gridato, non hanno mai... Di solito succede nei laboratori, non so se voi vi è capitato di fare laboratori con i bambini. Capita, soprattutto con le medie. Poi qui c'è tutta la parte, melodrammatica in cui faccio prendere paura a lei, gli dico. Allora mi raccomando, si è attaccata una batteria, attenta, spostatevi tutti, cioè così, eh. Quindi c'erano questi oggetti qui che in base alla pagina che tu aprivi facevano un rumore diverso, facevano una cosa diversa. Quindi loro hanno costruito questi interruttori sotto forma di libro e poi hanno costruito una storia sul libro in base a quello che succedeva fuori dal libro. Con questo principio qui tu potevi comandare le luci di una stanza in base alla pagina che tu apri. Noi abbiamo usato degli oggetti, questo qui che vedete davanti con i fili è il frullino per montare la panna dell'IKEA, quindi abbiamo usato degli oggetti e abbiamo fatto queste cose qui. Come si ferma? E quindi l'idea è appunto quella di creare e di riflettere sui contenuti di una cosa facendone fare magari una completamente diversa. Quindi il libro interattivo era diventato un libro interattivo ma assolutamente non digitale. Il primo laboratorio
è la prima performance che ci hanno chiesto di fare sul libro digitale, noi abbiamo detto ok, ci servono 3 macchine da scrivere. E subito a Urbino si sono preoccupati, hanno detto cos'è che sta per succedere. E sì, poi un rotolo di carta, eccetera. E questo dovrebbe essere un video di questa installazione che abbiamo fatto, che si chiamava L'Orlando Furioso in macchina da scrivere. L'Orlando Furioso è un poema di Teofilo Folingo, lunghissimo, è scritto tutto appunto come un poema in decasillabi, mi sembra, non mi ricordo. Quindi va a capo giusto. Con una macchina da scrivere, se tu hai un rullo infinito, sostanzialmente tu continui a scrivere e tu puoi produrre l'Orlando Furioso esattamente come è stato scritto. Perché l'oggetto... Questo sono io? Sì. Ah, ok. Si vede? L'idea che il libro fa questo gesto qui è una cosa molto importante, assolutamente... fondamentale a livello della progettazione, dopo vi faccio vedere un po' di libri di Munari, se non vi annoiate prima, però è una convenzione del tutto casuale, cioè è data dal fatto che fare un rotolo che si srotola così è molto scomodo, mentre sul digitale è più scomodo fare così che avere una cosa che comunque continua all'infinito. Per fare questa riflessione qui abbiamo preso appunto un poema che va a capo lui, quindi neanche l'idea che finisce il foglio e quindi va a capo è una costrizione dello spazio, ma è una scelta dell'autore, e abbiamo deciso di farlo lungo. Una delle cose che ci divertivano molto del digitale è che c'è l'interazione, molte persone che partecipano, e quindi abbiamo fatto anche in modo che questo rullo facesse così. Allora c'è Romei lì che scrive L'Orlando Furioso, e dietro il foglio entra la macchina da scrivere, questo è Facebook, dove la gente praticamente fa i commenti di fianco. E poi dopo rientra qui, e qui c'è Twitter, e la gente commenta e ricommenta le cose dell'altro. Allora, scrivendo tutto l'Orlando Furioso, tu puoi farne anche 17 di macchine da scrivere, una in fila all'altro. Però l'idea è quella appunto, che tu crei un progetto... digitale, facendolo in maniera assolutamente analogica. Chiaro che non è un libro digitale, che ci sono altre potenzialità, eccetera, però l'idea, il modo con cui noi approcciamo i progetti di grafica, di editoria o di workshop è sempre quello, cioè scomporre il problema macroscopico in micro problemi e risolvere o riflettere su un micro problema. Cos'è il sedicesimo? Il sedicesimo è un libro di 36 sedicesimi, quindi un'enciclopedia di queste cose qui, queste dimensioni qui, e ognuno parla, ogni pezzo parla di una cosa diversa. E la stessa cosa succede nei libri, quindi non è un'opera completa che parla di tutto, ma ogni piccolo settore parla di una piccola cosa. La stessa riflessione l'abbiamo fatta con il libro digitale, con questo workshop che abbiamo fatto a Urbino, che si chiamava La rivincita dei numeri di pagina. Sono le 11:30, facciamo... Dai, vi faccio vedere sempre su questo tema un'altra cosa. Sempre per l'idea che riflettere sui micro problemi. Questa è una cosa di cui da adesso in poi ripeterò spesso. C'è una lettera in cui Kazumi Komagata, che è un grafico, designer, progettista di libri giapponese, molto molto bravo, anzi una lettera che Munari scrive a Komagata, in cui gli dice: tu sei molto bravo a fare coi libri quello che i bambini fanno coi giocattoli. Lo fanno i bambini coi giocattoli. Non li rompono, li smontano per vedere come sono fatti dentro. Una volta che hanno visto come sono fatti dentro, a volte si può rimontare la cosa, a volte con i pezzi che ci sono dentro si possono inventare
delle cose diverse. Allora, quello che io faccio con tutti i miei progetti è esattamente questo: smontare il progetto per arrivare ai minimi termini e poi lavorare su un componente solo. Magari cambiando un piccolo componente, rimontando tutto, cambia completamente il significato e il contenuto di quello che c'è dentro. Questo è successo con Moleskine qualche anno fa. Un'amica mi ha chiesto di riflettere sull'idea: io devo fare un progetto per la tesi, devo chiedere a degli amici di fare due pagine della Moleskine sulle loro paure. A me faceva paura la solitudine, allora mi sono detto: come faccio a confrontarmi, a fare due pagine sulla solitudine? Allora io ho fatto, come sono totalmente indisciplinato, invece di lavorare su due pagine ho preso l'oggetto e ho lavorato sull'oggetto, come vi dicevo prima, smontandolo e rimontandolo. Abbiamo poi proposto a Moleskine stessa, gli è piaciuto molto e alla fine l'abbiamo prodotto, tra l'altro nel 2012, in occasione del tutto pretestuoso dell'anniversario degli SMS. La Moleskine infatti si chiama Moleskine SMS, si chiama Shooting Message System. Perché? Perché la Moleskine è un'arma, come voi l'avete usata tante volte alle elementari, noi l'abbiamo usata in maniera un po' più istituzionalizzata. Moleskine normale, né più né meno. Addirittura la fascetta è fin troppo lussuosa. Unica differenza rispetto a una Moleskine normale sono due libretti contenuti e una serigrafia sulla copertina. La serigrafia sulla copertina è una riga con dei metri, 2,13, cioè 7 piedi, 12 piedi, 17 piedi. E dentro c'è un libretto che si chiama Ricariche. E se tu lo apri ci sono dei bigliettini con dei messaggi che sono da strappare e da lanciare con la Moleskine. Tipo, ti amo, c'è anche in inglese così. Ti amo. Tu sei metropolitana, dici, aspetta, lo fai come all'elementare, lo pieghi, no? Ti siedi. Oh, capisco che è filmato, però siamo tutti assicurati, quindi se gli arriva in un occhio qualcuno, non... E allora tu c'hai qui la distanza e tu fai e spari. Le distanze sono vere, sono testate, cioè nel senso proprio come balisticamente ci siamo messi in una stanza vuota, senza vento, e facendo così. E tu hai tutti i messaggi, cioè ti amo in italiano e inglese, chiamami, mi duole informarla che e poi dopo tu puoi aggiungere, scappiamo, la risposta e poi dopo lo spazio per scrivere. Allora, semplicemente con un gesto che è quello... di stampare un mirino sulla copertina, cosa succede? Cambia completamente il significato dell'oggetto, con un gesto molto molto semplice. Poi dopo, per chi non capisce, ci sono le istruzioni. Ci sono le istruzioni che c'è scritto per caricare il taccuino, inserire l'elastico nella piega del proiettile, facendo attenzione a lasciare la parte aperta in direzione della costa. Insomma, super serie. Le note tecniche dicono che le distanze indicate sulla copertina sono calcolate con un alzo di 45 gradi, però non è scontato. Ha un'altezza di 1,20 m, quindi cioè tipo così. È la massima gettata. E quindi tu poi puoi aggiustare. E sono calcolate in assenza di vento. Personalizzare le tecniche di preparazione delle munizioni, perché c'è anche tutta una parte come piegare le cose, o quella di lancio, pur essendo una pratica vivamente incoraggiata, potrebbe compromettere l'integrità e la funzionalità del sistema. Poi ci sono i modi d'uso. O se vi annoio ditemelo, però io mi diverto. Allora, funziona in luoghi aperti o chiusi, come abbiamo visto, ed è estremamente efficace in luoghi affollati e rumorosi. Può essere impiegata su mezzi di trasporto o su terraferma.
può essere impiegato per inviare messaggi d'amore, messaggi di scuse, messaggi in codice, messaggi affettuosi, informazioni finanziarie, numeri di telefono, intimidazioni, partecipazione di nozze, e poi c'era anche condoglianze, ma me l'hanno censurato. È particolarmente indicato per timidi, insicuri, studenti, impiegati e dirigenti d'azienda. È stato con successo in metropolitana, alle poste, in case private, in ufficio, in varie aree scolastiche e musei. Si può usare per conquistare estranei, risultare simpatici, chiedere scusa, approcciare in discoteca, invitare sconosciuti a cena, presentarsi in maniera originale, comunicare di soppiatto, costruire relazioni durature. Vabbè, insomma, non è adatto ai bambini al di sotto dei 72 mesi, se ne sconsiglia l'uso ad utenti inesperti in coppia con il taccuino Moleskine Reporter, che è quello per la troppo elevata potenza di lancio, che è quello con l'elastico in questo senso. Quello là è, fa parte delle personalizzazioni, che è quello con, dopo va troppo forte, è pericoloso. Insomma, questa è comunque un'idea di come entrare dentro i progetti per farli diventare qualcosa d'altro. Una cosa viene semplificata, viene trovato quello che è l'elemento chiave costruttivo, in questo caso l'elastico, e l'elastico diventa non più semplicemente un elemento decorativo, ma diventa un elemento narrativo e di interazione. E questo, insomma, fa in modo che la gente possa interagire di più con le cose. Cos'è? Ha indicato qualcosa? Vuoi conoscere? Hai qualche curiosità? Ah, quello, questo è sempre lo stesso concetto. Vediamo se riesco a farlo vedere qui. È sempre una Moleskine, che, vabbè, faccio vedere solo quell'immagine. È una Moleskine che, e vi faccio vedere due progetti su quella cosa lì. È prevista una pausa a metà mattinata? Non lo so, io vado. Se voi, io parlo e non mi stanco, voi che ascoltate immagino che vi stanchiate. Comunque, questa è una Moleskine che si chiama 99 baci. Ogni doppia pagina ci sono due persone così. Tu quando chiudi cosa succede? Un'orgia incredibile di baci. Molto semplice, capito? Però anche lì è un giochino che gioca appunto sull'idea della pagina. Della pagina che gira o della pagina che diventa qualcos'altro. La pagina che diventa qualcos'altro dà l'avvio invece a un altro pezzo di presentazione che è più sui libri, che io direi a questo punto facciamo una piccola pausa se loro ne hanno bisogno. Vabbè, questo possiamo anche spostarlo, tanto non ci serve. Cioè non ci serve neanche questo, però per non creare casino, secondo me, anche se lo mettiamo semplicemente sotto, è più tranquillo. Vedi, perché mi metto di là. Allora, questo è perfetto, va bene. Questo. Mi servono... Questo mi serve, l'ago e il filo, il resto per ora no, dopo. Sì, giusto per liberare. Questo mi serve. Allora, tienili fuori, non si sa mai. Allora, mettetevi un po' tutti intorno.
Allora, questa è un'attività collettiva, quindi ognuno ne fa un pezzo, cioè sperimentiamo, non litigatevi con le cose da fare, in quel senso. Ma questo tienilo che poi ci personalizziamo le cose che vengono fuori. Allora, siccome dovevamo parlare, venite, che vi faccio... Siccome dovevamo parlare di libri, tra le varie cose, e abbiamo detto che l'unico modo, il modo migliore per vedere come sono fatti gli oggetti e come sono fatte le cose è vedere come sono fatti dentro e smontarle nei loro pezzi, quello che adesso vi chiederò di fare è questo. Noi prendiamo i libri, ne abbiamo una decina di libri non particolarmente preziosi ed è un peccato, e quello che facciamo è aprirli e vedere come sono fatti dentro. Questo è un laboratorio che non è la prima volta che faccio, ho già distrutto altri libri, quindi non preoccupatevi, so quello che faccio. Nessuno si farà mai. No, è un laboratorio che, siccome mi avete detto di raccontare come nascono i laboratori, questo è un laboratorio che la prima volta che abbiamo fatto arte libro. Voi datemi i libri, ci penso io. Ho detto che potevano essere fare una brutta fine, mi hanno dato dei libri e l'idea era quella di far vedere proprio come è costruito un libro, solo che invece di farlo costruendolo, lo si fa in una maniera esattamente opposta. Un'altra volta invece l'ho fatto in una maniera un po' più melodrammatica, perché era una performance. Cinquantina di persone, ognuno ha dovuto portare il suo libro preferito. Poi dopo ne avevamo degli altri lì, però è stato un momento in cui tutti erano molto preoccupati. Però, per vedere come sono fatti, allora io guarderei intanto qui che libri abbiamo. Abbiamo un libro di cucina, comunque tutta una serie di libri di questo tipo qua, e sono i cosiddetti libri cartonati, che sono costruiti appunto con la brochure e il libro cartonato. Questo qui sono due libri fresati, vedete le rilegature sono completamente diverse. Questo qui è un libro che ha una parte di cartone intorno che fa la copertina, questi qui la copertina è semplicemente incollata. I libri cartonati sono fatti così. Hanno la copertina cartonata e poi dopo hanno un corpo centrale che è esattamente uguale a questo, in realtà un po' diverso perché questi qui sono rilegati con l'orefe, comunque con il brochure, sono tutte, vedete, tutte queste segnature sono quelle di cui parlavamo prima, i sedicesimi. Questi non sono sedicesimi, formato diverso, ma è quella proprio della segnatura. Quello che tiene attaccato la copertina al corpo del libro è questo foglio qui. Questo foglio qui si chiama, esatto, come si chiama? I risguardi, che cosa sono? Incollati da un lato al cartone, dall'altro di solito sono incollati solo per un piccolo pezzettino di carta in maniera che si possano sfogliare. Quindi cosa facciamo? A rigor di logica, se io stacco lì e stacco qui il risguardo, questo aumenta la drammaticità del momento. La parte centrale dovrebbe in realtà staccarsi. Questo è un libro lussuoso, quindi c'è anche la tela che lo tiene insieme. Però andiamo giù. Il brutto. E questo è quello che è il libro normale. Questo abbiamo tagliato un po' troppo, però è quel cartonato. Il cartonato è fatto con questo cartone grigio, blocco, i
il risguardo è questo, qui è venuto via perché è stato tagliato, però tirando via il risguardo, cosa succede? Che si vede il sottobosco sia da una parte che dall'altra, e vedete che cos'è la copertina, un pezzo di cartone con il foglio che è stato stampato, ripiegato su se stesso, su tre pezzi di cartone tutto collegato, la plancia del retro, la plancia del fronte e la costa. Quindi questo è un processo che fatto con precisione si può tranquillamente fare in casa, perché per quanto possa sembrare difficile in realtà è molto 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 semplice in tempi nostri. Poi com'è costruito questo libro? Questo libro qui c'ha, vabbè, della colla qui che fa in modo che ci sia una tela che tiene tutto insieme. Poi questo è veramente un foro, c'è anche il capitello, sono queste due cose che si mettono qui che in antichità erano fatti con lo stesso filo che si usavano per cucire, adesso si incollano. Tiriamogli i capitelli. Allora, se io inizio a tirare via quella che è la colla, quella che è tutta la parte qua di tela, inizio a vedere il... faccio favore di camera. Inizio a vedere i sedicesimi. Per quale camera faccio favore? E inizio a vedere delle segnature. Vedete che in costa si vedono tutte le segnature. Allora, ricordi logica, adesso per smontare devo separare tutte le segnature una dall'altra. C'è del filo che passa da una cosa all'altra, c'è della colla che rende il tutto più difficile. Allora abbiamo lo strumento principe del rilegatore che è la grattugia. Non è che sono un rilegatore, io sono un editore. Allora, facendo così viene via un po' di colla, dopodiché io riesco a individuare quella che è la segnatura, io separo le segnature e colloco quello che è. Lo posso? Venuto qualcuno, che ci sono dei momenti drammatici quando faccio, insegnanti che sono in bibliotecale, che gridano. Però diciamo che nella storia sono stati anche stampati libri che se anche li perdiamo. Esatto, diciamo che la memoria non è una questione di censura. Allora, cosa succede? Questo è come il sedicesimo che avete. Era un foglio unico che è stato piegato, rilegato e poi tagliato per avere tutti i bordi e i lati giusti. E così noi sostanzialmente siamo arrivati da un libro intero ad avere un libro fatto e smontato. Però, siccome il laboratorio e lo spirito con cui affrontiamo i progetti è quello di cui abbiamo parlato prima, smontare non basta, bisogna anche rimontarlo poi in una maniera diversa. Allora come lo facciamo di rimontare? Adesso voi lo farete, perché è ancora noiosissimo, sta a voi. Quello che faremo è prendere fogli smontati in questa maniera e disporli in questo spazio qui e in questo spazio qui, che guarda il caso sono di misura 70%, e poi apposteremo fogli di libri diversi, vi faccio vedere anche come è fatto il... Chi è che vuole spaccare la ricerca del tempo perduto? Questo è. Cioè.
Allora, tu tiri via la copertina me la dai, che magari dopo ci facciamo qualcosa, non si butta via niente, come del meno. E lì ci vuole la grattugia, eh. Quel libro lì è rilegato con questa tecnica che si chiama fresato, è stampato esattamente come questo, solo che gli costava troppo fare il filo così, allora lo grattano davvero con una grattugia e ci mettono sulla colla. E la colla ci mettono. In realtà si dice che mi sono ancora riconosciuto. Quindi sono tutte pagine singole? Ma in realtà dipende da quanto hanno grattato, perché comunque viene stampato in 16. Poi si grattano finché si separano definitivamente dentro, no? Allora quello che facciamo è questo: prendere i fogli, metterli uno di fianco all'altro, no? Sovrapporre un pochettino, fogli di libri diversi, con lo scotch rigorosamente di carta, costruiamo. Delle altre foglie, delle altre pagine costruite con i fogli distrutti. Dopodiché faremo delle altre cose. Quindi, cosa dovete fare voi adesso? Questo foglio e questo lo dovete fare distruggendo voi i libri. Quindi adesso li distribuisco. Allora, senza famiglia, che cosa vuoi? Allora, questo da finire di distruggere. C'è la sorellella. Cucina con fantasia. Cucina con fantasia di Vilma De Angelis. Il libro degli gnomi. La casa di cioccolato brutto anatroccolo. E le buone cucine. Di Frate Indovino, questo è quasi blasfemo quello che stiamo facendo. Sì, questo per me. Infatti me lo stavo dicendo. Allora, quello che dovete fare è quello che ho fatto io prima. Adesso lo prendiamo a pezzi, ovviamente se tu ne hai preso un sedicesimo lo passi di là, e poi dopo l'altro prendi un altro sedicesimo. Non guardateli con troppa nostalgia o malinconia. Ti posso fare qualche ricetta? Le copertine le mettiamo qua. Le copertine le mettete là. Intanto iniziate a disporre un po' i fogli qui. Chi non sta distruggendo dispone i fogli, li scoccia e via. Ecco, dividetevi un po' il lavoro. Vi chiederei... Sì, infatti con la retina questo. La metà di sotto, di farla... di qua e la metà di sopra, la retina. Cioè guarda verso di voi. Salvevo pure la retina. No, la retina. Anche se si sovrappongono tanto uno con l'altro non è un problema. A questo io direi che questo qui è finito, qualcuno deve iniziare a... a scocciare, esatto. C'è uno gnomo qua, abbiamo nessuno gnomo.
dare un altro. Anche questo. Vai, va. I bambini là. Se vuoi ti regalo questo palo. Palo brutale, poi non sappiamo dove vanno a finire le cose. Senza famiglia. Dai, aspetta, lui c'è. Vai abbondante, eh. Dai, c'è prima del si chiama senza famiglia. La mia era la padrona. Che data? È andata così. 67. Saltona, mi spiace. Sì, Saltona mi ha far parte di un progetto più grande. Non possiamo dividere, no? No, no. Vabbè, basta, questo adesso va scocciato. Sì. Wow, bravo, bellissimo. Ma che figo, che cos'è? Vai. Non mi piace. Tenetevi aperti, eh. Questo ci lo rubiamo. Allora, sì, no, tenetevi aperti perché sì, sennò fanno troppo spessore. Non riusciamo più a ritagliarli. Ovviamente. Vai. Questi sono due fogli diversi, quindi non scocciatevi uno. No, aspetta, che lui ride. Sì, sì, questo sì. No, questo qua, No, ma basta distruggere per un attimo. Ma questo non l'abbiamo messo da nessuna parte. Cos'è? Questo è frate indovino. No, aspetta che mettiamo un frate indovino. Abbiamo anche la parte. No, sì, sono a me piace. Cioè, se voi volete mettervi lì a fare un altro 700, a me va bene. Guarda, questa è la misura. Cioè, vi volete mettere anche fuori per terra? No, non siate... Ma secondo me questi si possono tirare ancora un po' più su, eh? Così copri quella... Sì, sì, perché qua non sono ancora i coraggi. Ci siamo solo, ci siamo lì. Tanto lo togliamo. Vai. Torch qua. Si possono usare l'abbondanza e poi si taglia. Non siate timidi, ecco lo scotch. Sì, va bene. Torta della prima comunione, qui c'è. No. Cioè, avere qua una settimana, stiamo qui. A me è non preciso, ma. Anche perché devono essere tutti, sennò poi dopo volano e è un po' fastidio. Allora, questo è fatto sul lato appunto perché bisogna farlo anche sul lato. Non questo lato anche. Sì, l'importante è che poi non ci siano angoli volanti. Giriamo? Ma li vuoti tanto, cioè il limite li riempi con lo scotch. Volevo mettere quello degli uomini, quello che pensa.
Sull'altro no, eh. Sull'altro no. Ah, no, sull'altro no. Noi ci siamo andati questa parte. Non si alza. Ah. Come andiamo lì fuori? Anche l'altro lato bisogna fare. Questo è. Facciamo un sedicesimo. Come, di che misura lo facciamo? 17 per 24. 75 viene a 17. Sì, quasi. Abbiamo la metà. Sì. Infatti l'ho assoluto corretto. Madonna. Aspettiamo un attimo che finiscano loro. Però questo era il gioco, insomma, era un po' questo. Mi avevano chiesto un laboratorio vedere i bambini cosa vuol dire progettare con dei caratteri tipografici diversi, dei caratteri diversi. All'unico modo per vedere che il bianco di questo è diverso da questo, mettete di bianco. Non ti sbagli. Un buona cucina che si allunga. Anche questo c'è. Allora, prossima fase è a metà. Okay. Molto bene. Ma l'ha storto? Sì. Ma è storto. Fatto una media e trovate, sì, così va bene. L'importante è che sia così. E poi lo tagliate. Oh, è veramente vietato sporcare di sangue. Ma okay. Se questo è un ordine ci siamo a tempo. Se dovete sanguinare fuori dalla finestra. Rende unico il libro. Con la tracciabilità della legge. No, appena tagliato. No, aspetta, prima. Avete tagliati? Sì, vediamo di nuovo.
Non è successo niente. Cioè, italiano no? No. E poi? Spiegatelo bene, eh? Io qui guarda, se vuole passo un po'. Ma non sono stata mica io. Siamo? A voi lì fuori. Noi abbiamo quasi finito. Stiamo già andando a mangiare. Altra piega. No, vai, vi prego, se no mi avviziano la foto, ci sono così con le ricette di Soralea. Qui ci vorrebbe l'osso da relegatore, chi è che ce l'ha? Dai, ancora l'accademia. Ma è uno strumento o la conferenza? No, è un osso taglia carte. È uno strumento. Ah, sì, strumento. Sì. Questo è stecca d'osso. C'è anche di teflon. Sì, questo è un 80. No, sì, io c'è anche di teflon, ma di teflon lucida la carta, direbbero i disegatori. Poi dopo lucidi il pezzo, vai dentro la rilegatura, però i rilegatori ti dicono che lucida la carta. Carlo, un'altra volta. Un'altra volta stiamo. Così. Fantastico paese sudamericano. Ma chissà perché ma sono in tanti questa anguria è verale. Sulla piega. Vai sulla piega. No, piano, piano. Ah, sì, sì. Così? Quella così? Con l'occhio da voce. Se dipende. Quelle reality. Sì. C'è un po' d'occhio. La taglierina mi sa che dovrà essere molto seria. No, quella no, non abbiamo. Sta arrivando a... Ci vuole un'altra taglia? Alcuna, perché adesso ci viene una taglia. Ok, allora era proprio quella, se ce l'abbiamo. Allora, cosa succede a questo punto? Noi abbiamo costruito un libro vero e proprio. Questi sono i nostri sedicesimi, oh è bello, questi sono i nostri sedicesimi e il libro va rilegato qua, esattamente come abbiamo visto quello lì, no, quella della cucina fantastica. Non avete avuto parenti, no. Questo qui in realtà andrà rilegato in questa maniera. Cosa succede? La logica ci direbbe che questi andrebbero prestati per una notte, tre giorni, sotto la luna piena, i rilegatori sono peggio, sì, sono peggio di col pollice verde. E andrebbero in realtà fatti i buchi, abbiamo un segreto tutto per fare le cose, e passato il filo da una parte all'altra. E poi, per avere un
taglio così netto, tagliati dopo che li abbiamo rilegati. La realtà dei fatti è che noi non abbiamo una taglia, a meno che ci sia una tipografia qui vicino che potrebbe fare questo servizio. No, ma la taglierina... Sì, sì, però la taglierina, se taglia questo da solo, è già un buon risultato. Quindi faremo così, li tagliamo quando arriva la taglierina e poi li rileghiamo. A quel punto lì bisognerà fare la copertina che vediamo un attimo. Questo vi faccio vedere. Ma è quella che abbiamo visto vicino, che ci siamo passati dove saltavano? Quella vicino a casa nostra. Ma ah, va bene, ma no, adesso c'è. Mettiamo la taglierina, va bene adesso. Io penso sul sedicesimo, che ce l'avevo in mano prima. Vabbè, per farvi vedere che quell'operazione lì che abbiamo fatto, lo so, ma l'ho spostato, non so dove sarà. Non è stato quello che avevo tagliato? E quello lì praticamente è di queste dimensioni prima di essere tagliato. L'operazione che facciamo è esattamente la stessa. Il 70-100 viene stampato, tagliato a metà, in maniera che io ho tutto il fronte da una parte e tutto il retro dall'altra. Giro il foglio, okay. E stampando la stessa cosa ho fronte retro due volte. Okay. Quindi non devo stampare due cose diverse, ma stampo la stessa cosa e giro il foglio. Okay. Si taglia a metà e vengono fuori due sedicesimi, che vengono piegati esattamente il numero di volte che avete visto e poi vengono tagliati. Poi voi guardate il numero delle pagine, qui ci sono 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 6 al centro, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Questo è il 16. E così abbiamo visto come funziona il libro. Dobbiamo fare la copertina, però secondo me possiamo anche lasciarlo così, molto elegante. Volete fare la copertina? Come la facciamo? Eccolo qua. La copertina deve avere le misure di, se poi lo tagliamo, o 17x24, un po' più grande. Vediamo. Questo è più grande, qual è il nome? È 17x24. Allora, questo qui potrebbe andare bene. Potremmo anche tenerlo grosso così, cioè, tanto non era, quelli vostri non erano 70-100 veri. Non siete stati molto precisi, soprattutto poi con le pinne. Cioè, possiamo farlo con questo, che dite? Senza famiglia. No, adesso lo rivestiamo. Teniamo buono questa cosa qui. Addirittura possiamo anche andarci sopra. Allora bisogna costruire la copertina e i risguardi, che sono un altro 70-100. Va bene. Cosa mettiamo in copertina e nei risguardi? Potete scegliere. Se le ricette... Ve lo dico io. Mettiamo, siccome ci vale la carta leggera, mettiamo le 1010 ricette e il sedicesimo, mescolati assieme. Va bene? Dai, allora va fatto un altro 70-100 di questi due, okay. Con questi due. Sì, infatti facciamo vedere. Ma dai!
Forse dovrebbe fare le donne, ma non siete timidi che ne ho stampati 2000 di questi, questo vi rende meno inquietati. Ma in realtà eravamo timidi di vedere il cielo, si può battendo io, infatti. Dopo anche questo qui, quando tagli tu non sai in realtà dopo. Oh, altro lato. Grazie.
Parlerà un po' qui dentro, vi va bene o dobbiamo rifinarlo? Allora, questo adesso va tagliato a metà. Non ce l'abbiamo della colla, vero? Vuoi che vado a prenderla? Se riusciamo a trovarne giù, giù dove fanno i laboratori. La vinilica o... Ma allora, come prima, la colla vinilica è preferita dai tutti i rilegatori. Noi preferiamo la printer perché o quella spray. Dopo ci facciamo i risguardi oppure niente, non lo so. Dopo cosa facciamo domani? Incollare di là. Tu che sai fare questo lavoro? Incolla prima e poi dopo si tagliano quelli che sono gli angoli. Però prima bisogna incollare. Se no potremmo anche fare con lo scotch di adesivo, però. Facciamo in tempo? Bambini restano per farlo con i testi. Io vado di scatto. Mi servirebbero di cose, ma... Poi vanno fatti i tagli, però... Che prima... lo so. Se visto che la fai facile, lo fai tu. Faccio vedere. No, un attimo, sto pensando qual è il significato.
c'è il segreto. Sì, no, ma è tutto... Vabbè, chi se ne frega. Beh, sì, però non è un pezzo. Sì, sì, sto facendo un pezzo per ligarsi su. Proviamo. Tipo triangolo, però questo qui se ne viene un po' più fuori e poi rientra lì, e poi fai così e praticamente fai in modo che si ripieghi su se stesso, cioè adesso dovrebbe essere un po' più preciso, però esce, non vedi l'angolo del cartone. Che poi dopo io sto improvvisando. Comunque, se avete dei dubbi su questo, il massimo esperto di rilegatura è YouTube. Basta chiedere a lui, che ha una risposta per ogni cosa. Abbiamo finito la colla, il colla dei bambini. Ne avranno avuti degli altri studenti, dai. Dipende da quanto riusciamo a stringere le segnature di là, perché siccome noi non ci fidiamo della nostra precisione, ci diamo un'altra sensazione, ci fanno gli sguardi. Ma dopo, in realtà, dopo...
andrebbe misurato. Così. Tu c'è il timbro. Va bene, io direi che facciamo una pausa, ci vediamo dopo, dai. Okay. Così potete dire che avete anche rotto dei video. Dai, ci vediamo dopo. Alle tre ci ritroviamo. Io seguo loro due, mi dicono che lo faccio. Avete mangiato? Vi siete nutrite? Adesso c'è un momento di biocca, così. Vabbè, adesso cercheremo di passarlo. Vi racconterò delle cose così, un po' più leggere, del più e del meno. No, in realtà abbiamo visto come si smonta un libro. Adesso io vi faccio vedere un po' dei libri che vengono fatti nella nostra casa editrice e in qualche maniera come vengono scelti, come vengono prodotti e perché alcuni libri sono più nostri rispetto ad altri che invece per noi non vanno tanto bene. Appunto siamo entrati dentro i libri, da adesso riniziamo ad uscire, li abbiamo smontati e ricostruiti, mi avete disordinato tutto adesso. Vabbè. Sì, la casa editrice, che è quella che vi dicevo prima, che è Correini, cosa è successo? È una casa editrice che ha iniziato le sue attività. Un attimo, qui sta andando da solo. Ah sì, che ha iniziato le sue attività 40 anni fa. E, come si vede dal logo dei 40 anni. Ha iniziato 40 anni fa, hanno iniziato i miei genitori da una piccola galleria d'arte. Noi di galleria d'arte abbiamo già parlato in realtà oggi, io ho detto... parlato di galleria d'arte quando ho parlato del sedicesimo. Quando ho parlato del sedicesimo ho detto, è come dare uno spazio, come dare una galleria d'arte in mano a un artista, dargli le pareti e dirgli, fai tu, questo è il tuo spazio, questo è lo spazio per creare la tua mostra. Questa è un'attitudine che non è nata col sedicesimo. Cosa è successo? Ah. Oddio. Ho preso paura. Scusate un secondo, io avrei bisogno di mettere una presa qua. Se ci arriva, posso chiederti, nella mia borsa di là c'è caricabatterie. Queste sono un po' di foto di quello che succede nella galleria a casa editrice. Vedete che è tutto molto mescolato. La galleria d'arte e la base della casa editrice sono a Mantova, che queste qui, poi a Milano c'è un ufficio della casa editrice che è anche l'ufficio del mio studio grafico e è tutto insieme in qualche maniera, cioè casa editrice e galleria d'arte convivono nello stesso spazio, nello stesso luogo. Questo è importante perché è proprio l'attitudine di cui vi parlavo prima, la modalità con cui in realtà lavoriamo il più delle volte. Non è una casa editrice che lavora col mondo dell'arte,
ma è una galleria che è abituata a lavorare col mondo dell'arte che lavora con i libri. Ci sono due modi molto diversi di approcciare il mondo del libro, anche banalmente il modo di collaborare con gli autori o il modo di distribuire, nel senso le regole che sono le classiche regole della distribuzione editoriale o le classiche regole anche di collaborazione con gli autori da noi sono spesso molto poco seguite, quasi sovvertite. L'autore da noi non è un autore con un editor, poi chiamiamolo illustratore, eccetera, ma è un autore di un libro, di un oggetto, arriva e diventa autore a tutto tondo di quello che viene fatto, collabora con noi per la creazione di un progetto finale, non è mai venuto nessuno da noi a dire questo è il libro, io sono l'autore, amatemi, perché non siamo l'editore giusto, perché noi se arriva uno che ci porta un libro, glielo cambiamo, glielo mettiamo a posto, costruiamo dei cambiamenti insieme. Sì, dimmi. Una curiosità, tipo, ma è successo che magari qualcuno ha portato dei testi e poi adesso c'è l'editore che collabora con voi? Sì, è nato, su un catalogo di 800 libri, 5 o 6 sono... 5-6 sono nati in quella maniera lì, però il più delle volte sono autori o che si conoscono o un autore dice mi piacerebbe fare un libro con l'illustrazione di quello là, oppure un illustratore che ci dice io vorrei illustrare Canto di Natale di Dickens, però voglio farlo cartonato con la copertina arancione poi dopo dipende dai vari autori, c'è chi ci dice come lo vuole, che lo costruiamo insieme, chi ci porta un file quasi già fatto, con impaginato già a posto, già pronto per andare in stampa, però ci sono tanti modi di collaborare. La cosa importante per noi è appunto quella, cioè venendo dal mondo dell'arte, per noi l'artista o l'autore, che sia scrittore, che sia disegnatore, eccetera, è autore del libro, dell'oggetto, non solo del testo. Per me molto raramente c'è una differenza tra l'oggetto e il suo contenuto. No, forma e contenuto sono poi un po' la stessa cosa. Forma e contenuto sono un po' la stessa cosa, come dice in questo piccolo libretto che abbiamo da poco ristampato, il buon Marshall McLuhan, che dice che il medium è il massaggio. Sì, no, lui dice proprio, ma in realtà nel suo saggio più serio dice messaggio. Poi ha fatto una serie di piccoli libretti, questo The Mechanical Bride e un altro, con un grafico che si chiama Quentin Fiore, prodotti da Jerome Angel, in cui tutta l'impaginazione dei suoi saggi è stata completamente reinventata, è un misto di testo, citazioni, fotografie estremamente all'avanguardia per il tempo in cui è stato fatto, per quello che diceva e per il modo con cui è stato detto. Anche il fatto di fare un libro che è un libro di testo, che ha un'importanza culturale sul nostro comportamento e anche un peso specifico, perché il fatto che il medium è il messaggio noi adesso lo diamo per scontato, ma a suo tempo non lo era. Un libro che ha un'impaginazione comunque molto moderna, per nulla seriosa, per nulla rigorosa, o meglio, rigorosa ma in maniera non accademica e non classica, era comunque dirompente. L'idea è che ogni mezzo di comunicazione lascia un'impronta sul suo contenuto. Tra le varie cose che dice in quelle, non dice solo quello nel libro. Però ogni strumento di comunicazione influenza il proprio contenuto. Quindi, per me, l'autore del contenuto è l'autore dell'oggetto. Quando un autore viene da me, non può non porsi il problema di come quell'oggetto sarà finito. Non avrà le risposte, non avrà preso delle decisioni preventive, perché sennò viene trattato male. Però, quella è la problematica.
Ed è anche uno dei motivi per cui per adesso di libri digitali noi non ne abbiamo ancora parlato e non ne abbiamo ancora fatti. Non perché io o noi siamo contrari al libro digitale in sé, ma perché ancora non c'è arrivato un progetto che fosse un libro digitale. Cioè, allora, un libro di carta fatto in digitale con qualche fettino speciale in più a me non interessa. Interessa un libro che prende gli elementi del libro digitale, che non so quali sono ancora, perché non è ancora stato smontato, le sue parti fondamentali, forse non esistono, forse non si può parlare di libro digitale, ma di qualcos'altro, e ne ricostruisce qualcosa. Cioè, cosa succede quando il libro digitale diventa qualcosa in cui supporto libro digitale, iPad o quel che è, diventa il proprio contenuto? Quel tipo di ricerca sul libro normale, sul libro di carta, è stato fatto. È stato fatto negli anni 50 da vari, tra cui Bruno Munari, che ha fatto una serie di libri che si chiamano Libri illeggibili, in cui il libro è il contenuto, cioè non c'è più niente se non le pagine stesse. Quindi il colore, i tagli, le fustelle del libro diventano il contenuto vero e proprio. In questo caso un contenuto completamente astratto e avulso da ogni significato narrativo, però sicuramente un contenuto è. Io durante questa spiegazione parlerò spesso di narrazione. Io come narrazione non intendo solo Cappuccetto Rosso, cioè intendo vari tipi di narrazione, quindi questa per me è in qualche maniera una narrazione. Munari fa tanti libri leggibili, un po' perché gli vengono bene, un po' perché il mercato glieli chiede, e concediamogli anche questo, siccome si dice sempre ma fa sempre le stesse cose. Munari non è uno che, di cui si può dire fa sempre le stesse cose in generale. Però anche gli artisti, siccome, come si dice a Mantova, i gadamagnà, cioè devono mangiare, glielo concediamo, anche se Fontana ha fatto 200.000 tagli. Vabbè. Dopo un po'. Ah. Ha fatto tanti libri leggibili, questo è un piccolo libro leggibile che è l'unico che è in produzione a livello industriale, gli altri sono delle tirature. Ne sono stati fatti altri due che sono stati in produzione per lungo tempo, che adesso non sono più. Però di solito quelli grossi sono appunto dei fogli che si girano di diverso tipo. Questo qui ha dei limiti per cui sono solo carte tagliate, colorate, e negli altri in alcuni c'è il filo, c'è la carta trasparente, eccetera. Però questo nell'obiettivo e nella necessità che aveva Munari in quel momento di raccontare quel progetto lì, è un progetto che deve fare i conti, e questo è un altro aspetto di quello che intendo io come progettazione del libro, deve fare i conti con una produzione industriale, una produzione in serie. E questo è quello che fa non solo l'artista, che è quello che viene nella galleria d'arte, fa il progetto, eccetera, ma è quello che fa il designer, il progettista di oggetti. Il designer cosa fa? Prende un'idea progettuale e in qualche maniera cerca di venire a patti con quello che è il processo di produzione industriale che deve utilizzare. In questo caso la tipografia, la rilegatura. Quando noi lavoriamo, il contatto con rilegatori, tipografi, stampatori e cartiere è quotidiano e costante. Sono dei libri che a un certo punto noi non riusciamo a fare quella cosa lì, oppure ci piacerebbe che succeda una cosa a un certo punto del libro. Allora cosa si fa? Si costruisce un percorso insieme al tipografo o al rilegatore che dice allora così non si può fare, facciamolo in un'altra maniera. Allora noi dobbiamo andare dall'autore del libro e dire no, così non si può fare, troviamo un altro modo di fare la stessa cosa in quest'altro modo, ma che racconti la stessa cosa. Quindi hai un continuo processo di avanti e indietro tra l'autore e noi e il produttore dell'oggetto fisico in qualche modo.
noi siamo appunto editori, nel senso non solo di, scusatemi se uso parole americane, non solo publisher, ma anche nel senso di editor, nel senso di produttori, di supporto alla produzione, alla modifica, alla progettazione dei contenuti. Tutta questa ricerca qui però non rimane lì, no, inespressa. A un certo punto diventa un libro. Questo è un libro del 54, dimmi se ho ragione, tu dici sì. Però insomma faccio più, oppure vuoi dire ma no, 53 dai. Un libro in cui Monari usa questa esperienza qui per dire ok, questo è un, okay, ho smontato il libro, ne ho capito le sue componenti, adesso con la leggerezza e la semplicità che riesco ad esprimere vi progetto invece un libro utilizzando le competenze che ho accumulato prima. E fa un libro che si chiama Nella notte buia. Lo fa con un tipografo, perché una cosa del genere nel 54 puoi farla solo con un tipografo, non puoi farlo certo con una casa editrice. Però fa questo progetto qui, e appunto perché è un designer, lui deve raccontare la notte buia, deve raccontare il nero, no? Allora non è uno scrittore che dice una notte buia e tempestosa, non è un illustratore che disegna con la tempera tutta la notte, con le sfumature, le luci, le stelle, eccetera, ma no, prende la carta giusta, sceglie di fare il libro con la carta nera. E la carta nera diventa la notte. Quindi il libro, la pagina di cui noi stiamo parlando, diventa essa stessa. Non è più un supporto su cui è stampato o è appoggiato il racconto, ma è il supporto stesso che diventa contenuto. Come non pago di questo, come per lui i libri anche per lui devono essere molto interattivi, anche se è venuto prima dell'iPad, mette un buco nella parte superiore del libro, dove in fondo si vede un punto giallo e dice andiamo a vedere cosa c'è, e poi si girano le pagine e si va nella notte verso questo punto qui, con un'altra particolarità, che la carta, pur essendo considerata bidimensionale non è, ha uno spessore, quindi man mano che voi girate le pagine quel punto là giallo diventa effettivamente, fisicamente più vicino. Cioè prima all'inizio avete un buco spesso 16 pagine, alla fine ne avete uno spesso una pagina sola. Vi ho detto 16 pagine, adesso voi sapete perché era fatto di 16 pagine. Perché se doveva cambiare carta, avete visto prima che una volta che io ho piegato e tagliato, quelle lì sono 16. Sono 16. E dopo la segnatura posso cambiare carta, prima no, prima dovrei incollare foglio per foglio, cioè ci sono delle tecniche per farlo, ma sono assolutamente costose e poco indicate. Tra l'altro la misura di questo libro qui è 17x24, che è la misura del sedicesimo, che è quella con cui è ottimizzato il sedicesimo sul foglio marzo. Ultimo foglio nero, cambia la carta per l'appunto, cambia la carta e c'è una carta trasparente, una carta su cui è stampato su un lato il dell'erba, sull'altro dell'altra erba, e man mano che si va avanti io vedo quello che adesso io vedo più lontano, lo vedo più vicino, cioè vedo più nitido. Fogli di carta, la carta da buci, quando dovete ricaricare le mappe in terza media, no? L'Italia e la Puglia, non lo so. Però quella cosa lì si usavano semplicemente V8 uno sopra l'altro, non vedevi più, e si facevano queste cose.
sono delle diapositive bianche, e questa cosa qui permette un altro tipo di riflessione. Se io ho dei fogli di carta, su un lato vedo quello verso cui sto andando e sull'altro, perché la carta è trasparente da tutti e due i lati, vedo quello che mi sono lasciato dietro, io sono metaforicamente ma anche fisicamente in mezzo tra la pagina di destra e la pagina di sinistra, cioè è come se mi stessi muovendo all'interno di una serie di quinte teatrali, sto entrando dentro a un percorso più lungo. Questo non c'entra niente, forse un po' di confusione. Questa è, cioè questo non è che Munari gli è venuto a caso, capito? È un pensiero, infatti lui più volte ha usato le stesse immagini che ci sono all'interno del libro per costruire delle quinte scenografiche, per costruire degli allestimenti più complessi, dove proprio fisicamente si entrava nel libro. Cioè, se tu prendi La notte buia, o in questo caso è l'altro libro tuo, vediamo se ce l'abbiamo. Forse, queste sono le immagini della nebbia dopo. Allora, ho La nebbia di Milano, tu puoi costruire un percorso, una sorta di, tu entri, vai, giri, ed è esattamente quello. Lo fa perché ha imparato a usare le pagine del libro in una maniera molto banale, cioè un oggetto che noi abbiamo utilizzato sempre lavorando su questo concetto qui della doppia pagina, lui lo utilizza in una maniera molto semplice. Se usa la doppia pagina, utilizza la singola pagina, fronte e retro. Tutto lì. Per farti capire che la stessa pagina è fronte e retro, fa in maniera che tu in ogni momento percepisca tutti i due lati della pagina, con un buco, con la carta trasparente, in qualche maniera tu hai comunque sempre la percezione del fatto che la pagina che c'è prima è un oggetto fisico che si frappone tra te. Aspettate un attimo, che non mi ricordo più cosa succede dopo. Non ti contento. Ah, beh, questo lo faccio vedere così per giocare. Questo è... Vabbè, insomma, dai. Questo è un altro libro di una giovane illustratrice, sono diverse tipologie di libri, molto diverse tra loro, ma che comunque hanno una caratteristica simile, che poi dopo mi direi voi, perché io non la so. Allora, questo è un libro di una giovane illustratrice che si chiama Harriet Russell, che si chiama 60 cose impossibili da fare prima di pranzo. Nome assolutamente normale. E cos'è il libro? E niente, sono 60 cose possibili e basta. Andiamo da 1 a 60. Allora ti chiede chi è venuto prima, l'uovo o la gallina? E questa è una cosa impossibile. È una citazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui a un certo punto la regina dice ad Alice: oh, sì, è più facile fare 6 cose impossibili prima di colazione. Vabbè, dove lei gioca, qui ci sono ovviamente la gallina e l'uovo che litigano tra di loro, e poi dopo ci sono una serie di concetti sempre più complessi, l'idea di tempo, l'idea di infinito, l'idea di numeri periodici, insomma, cioè parte da una cosa molto semplice fino a diventare e affrontare oggetti e progetti, idee, concetti molto 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 complessi. Anche questo è un libro che non ha la stessa, se volete, lo stesso spessore di quello di Munari, va bene, grazie, okay. Però è un libro che nel suo insieme è un progetto intero, dall'inizio alla fine. Lei è uno che arriva e ti dice: questo è il mio libro, poi tu ovviamente lo correggi, lo fai, però lei pensa dalla copertina alla fine. Un'altra che fa questo tipo di progetto è la buona Carrie Smith, che fa
questo libro che si chiama Come diventare un esploratore del mondo, ovviamente dopo aver visto tanti libri di Munari, diventa un libro interattivo in cui lei insomma dà una serie di consigli e di curiosità per conoscere, per guardare il mondo in una maniera diversa, quindi per collezionare, per raccogliere una serie di piccoli elementi, dice di guardare i colori della natura, insomma sostanzialmente ti insegna a osservare il mondo ogni giorno mentre tu cerchi con uno sguardo completamente diverso, che è quello alla fine che fa Munari in una maniera, se vuoi, un po' più leggera, meno didascalica, ma l'idea è quella della meraviglia del raccontare, dello sapersi stupire, del saper notare le piccole cose che ci stanno. Ed è sempre quello che dicevamo prima, no? Un piccolo elemento, un piccolo particolare che viene preso, viene analizzato in profondità, ma che si parte sempre da un piccolo particolare. Questo è parlando di piccoli particolari. Piccolo particolare per noi è, ma all'estero questo è visto sempre con molta curiosità, il nostro gesticolare tipico dell'italiano. Ogni tanto viene fuori qualche video su internet di qualcuno che dice: oh, ho inventato una cosa, e tu gli mandi questo qui. No, va bene, sei bravissimo, però. No, perché non vuol dire, Munari era anche uno che sapeva in giro e sapeva, doveva prendere ispirazione anche da altri. Lui stesso. Spesso i suoi libri sono dedicati alla persona da cui, diciamo, non ha copiato l'idea, ma si è ispirato molto liberamente. Okay, siccome non si vive di sola gloria, ogni tanto come casa editrice ci tocca fare, volentieri, per fortuna, anche dei progetti con delle aziende, perché le aziende vengono da noi, una piccola casa editrice è Milano, che fa delle tirature che sono intorno ai 1000-2000 copie, capito? Per un libro non sono tante, in realtà se le vendi tutte sono tante, perché le grandi case editrici stampano 5-6000 copie, poi dopo di solito 4000 le mandano al macero, perché esiste un sistema di distribuzione editoriale folle, che dovremmo, cioè devo spiegare il sistema di distribuzione editoriale. Va bene. Allora, funziona così. Tu, libreria, ordini tot libri di, che ne so, Fabio Volo. E te li mandano, e te ne mandano un pacco alto così, ma tu non li paghi. Tu li paghi quando, no, li paghi dopo 3 mesi. Dopo 3 mesi gli rimandi indietro quello che non hai venduto e gli paghi solo quello che hai venduto. Se sei bravo, se ti dimentichi di mandare nel giorno giusto, poi dopo va bene, ci sono tutti i trucchetti da venditore porta a porta. Questo vuol dire che quando voi guardate le tirature, guardate i numeri delle vendite, non sempre sono quelli che corrispondono a scontrini effettivamente staccati. Cioè, 100.000 copie di Dan Brown, il secondo libro, primo li ha venduti, il secondo libro, c'era già scritto 100.000 copie di Dan Brown, sono quelle che sono uscite dalla casa di prima, e ne sono tornate anche tante, però tu non sai mai, non vengono mai dichiarati. Le case editrici pagano tasse, magazzino, e trasporto dei resi, dopo un po' i resi vengono messi nel ciclo dei reminders, le librerie, quelle che hanno tutti i libri vecchi scontati, non i libri usati, diciamo. Oppure più comunemente finiscono al macero,
vengono bruciati. Gran parte dei libri stampati a livello mondiale è destinata a essere messa a fuoco. Quindi non siate così tristi che abbiamo fatto fuori infine 4 libri, eh? Adesso. C'era Giulio Iacchetti, che è un designer milanese, che in gioventù aveva fatto, quando ancora non era politicamente corretto, non lo so adesso se lo è, aveva fatto un tavolo usando i libri di Bruno Vespa, come diceva che era un materiale potenzialmente inesauribile. Quindi allora, vabbè. Aziende, scusate, ogni tanto io mi perdo via nelle vaccate, però. Sì, sì, no, beh, adesso sì, non è che viene. No, 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 viene Hello Kitty da noi. Sebbene a me non dispiacerebbe. Non lo so, mi divertirebbe come sfida. Tra l'altro una delle illustratrici che vi ho fatto vedere prima, che hanno fatto i calciatori, adesso lavora nel centro ricerca e stile di Hello Kitty. Quindi io sono... non so, come l'ha detto io, facciamo qualcosa su Hello Kitty. Allora, questa è Campari Soda, viene da noi, dai, inventiamoci una competizione, eccetera, ma che contenuto avete? E abbiamo fatto una ricerca con Matteo Ragni, veniamo lì, facciamo... Vabbè, allora noi dal punto di vista editoriale, graficamente, abbiamo messo a posto il libro. Abbiamo scelto di collaborare con un illustratore, che in questo caso è Steven Guarnaccia, che appunto fa questi piccoli disegnini, e abbiamo una piccola invenzione per la copertina. Questa silhouette, che è la bottiglia del Campari Soda, che voi tutti conoscete, come Campari Soda, è super riconoscibile, ben prima della Coca-Cola, disegnata da, dentro un po' di meno che da Lepero, diventa un elemento di narrazione. Quello è un contenuto, il libro si sfila da sotto e dietro è stampata la stessa cannuccia che lui ha. Quando è sopra, abbiamo fatto prove di tutti i tipi, allora tiri fuori da sopra, cosa succede? Se faccio di qua, allora così siamo venuti a capo di questa cosa. E questi sono i due oggetti separati. E con un gesto diventa un oggetto completamente diverso, come dicevamo prima. Tanto quel gesto lì lo fai. Magari la prima volta che tu lo tiri fuori neanche te ne accorgi, eh. Però dopo, man mano che lo tiri fuori, una volta succedono delle cose, vabbè, dentro illustrato, molto vuoto graficamente, però noi lavoriamo spesso con illustrazioni, coinvolgendo illustratori in progetti strampalati, no? Quando si diceva chiama un illustratore a illustrare un testo a volte, o all'illustratore che ti chiede un testo. Il progetto che viene dopo è un progetto che abbiamo creato con uno dei nostri illustratori preferiti, che è Federico Maggioni, è stato art director del Corriere dei Piccoli negli anni 70, è uno dei grandissimi dell'illustrazione, veramente molto piacevole anche da sentire e raccontarlo, ma il signore ogni tanto viene, ci racconta una serie di cose e quando arriva lui noi ci mettiamo intorno. Segniamo punti, quando viene giornata finita sappiamo che il lavoro si ferma per un po', però è sempre molto divertente. Volevamo organizzare in libreria un evento ripetitivo in cui lui veniva, ci raccontava delle cose. E una fissa che avevamo noi quando parlavamo con lui spesso di tanti progetti era: ma fin dove possiamo spingere l'illustrazione? Perché per noi l'illustrazione, come dicevamo prima, non è quella dei libri illustrati classici, non è un disegno che racconta quello che c'è nel testo, è qualcosa di più. L'autore dell'illustrazione è
allo stesso livello dell'autore del testo e l'autore del libro. È in qualche maniera non un contrappunto al testo, ma aggiunge cose al testo. Quando un'illustrazione non fa altro che disegnarvi quello che voi già vi immaginate quando leggete il testo, ha completamente fallito la sua funzione, perché non ha nessuna funzionalità. Deve aggiungere, deve raccontare di più, deve aprire delle altre interpretazioni senza chiuderle, insomma non è facile illustrare un testo. E allora con lui, che è molto bravo, diciamo, ma allora, se l'illustrazione è davvero così forte, è davvero così potente, cosa possiamo illustrare per dimostrare questa cosa? Allora, prima idea erano state le pagine gialle, però ho detto, aspetta un attimo, anche per mole, no? e soprattutto per problemi di privacy, poi dopo devi chiamare uno a uno. E quello potrebbe essere un problema. Allora abbiamo preso il testo noioso da leggere per eccellenza, che è il manuale del gioco del calcio. Il regolamento del gioco del calcio, ma non una reinterpretazione del regolamento, proprio quello ufficiale della FIGC o della Federazione Italiana Arbitri, come ricordo, quello ufficiale che hanno gli arbitri, perché ci siamo accorti anche di un'altra cosa. Cioè, in libreria non esiste. E io dico, io voglio andare... Allora, poteva dargli un morso a Chiellini o no? Non lo so. No, è perché questa interpretazione, mi fido ciecamente di quello che dice l'arbitro, di quello che dice Blatt, oppure vado a leggermi il regolamento? Vado a leggermi il regolamento, però in edicola non esiste, in edicola, in libreria non esiste. E allora abbiamo fatto questa cosa qui, dove con i suoi disegni lui reinterpreta, reinventa e racconta un po' tutto questo mondo che c'è intorno al calcio. Il libro stesso ha una forma ben precisa, che non è questa, è questa. Che è quella, le dimensioni sono quelle di un breviario con la copertina olandese, che è quella rigida, cioè la copertina rigida ma morbida. Quello, come un breviario, non ha la labbratura sull'oro, non ha la costa dorata. Libro di stoffa, e così uno può dire, andare dall'arbitro e dire no, non è così. Allora ci sono questi piccoli contrappunti nel testo, graficamente anche trattato per essere godibile, leggibile, anche per andarsi a leggere dei punti qua e là. Poi ci sono queste doppie pagine molto colorate con delle scene di calcio e molto divertente da leggere, grazie. Questo è l'arbitro, ovviamente. È ovvio, subito questa cosa qui, la Gazzetta dello Sport ci ha chiamato e ha detto no, facciamone un'edizione speciale che esce con la Gazzetta. A noi subito, io e Federico, felicissimo, facciamola invece che verde, la facciamo rosa. Poi ci hanno detto che era un colore da femmine. Io ho detto, ma come? Ma come la Gazzetta dello Sport non può dirmi che il rosa è da femmine? Vabbè, comunque, detto questo, abbiamo fatto questa cosa. Allora, diciamo è molto divertente. A livello commerciale non è stato molto successo, perché succede sempre una cosa molto, molto strana. Ci sono degli ambienti, come quello del calcio, dove l'autoironia non è concessa. Quindi tu lo puoi fare, però poi piace alla gente che non gliene frega niente di calcio. Allora lì c'è un cortocircuito che... Però adesso chiamo anche questo calcio un po' da intellettuali. Sì, lo so, ci sono una serie... Sì, poi ci sono una serie di... No, ma c'è ancora. Sono una serie di riviste, soprattutto in Inghilterra, adesso non stanno nascendo di piccole produzioni. Adesso anche in Italia... sul calcio, sul mondo del calcio intellettuale, se le leggono tra loro che fanno. Io ce ne ho un po', perché sono uno dei pirla che le legge, però appunto, fin dove si può spingere l'illustrazione?
aspetta un attimo, un secondo di pausa. Voi continuate ogni tanto a farmi dei cenni, ditemi, ah no, che barba, che noia, che noia, che barba, oppure stringi un po' a taglia, oppure fate delle domande. Anche voi, da lì, tiratemi delle matite. E vabbè, si perderanno meglio i video ascoltatori. Se dovete fare domande. Ok, oppure qua. Vabbè, Riccioli d'oro e i tre orsi. Steven Guernaccia, uno dei primi libri che abbiamo fatto insieme, Riccioli d'oro e i tre orsi ha una storia che parla di tre orsi che vivono in una casa. C'è l'orso grande che ha una sedia scomoda, troppo dura, la mamma ha una sedia morbida che è troppo flaccida, quel bambino ha una sedia giusta. Il letto grande troppo scomodo, il letto... È una favola che parla di design. E quindi, cioè, siccome ci devono essere le sedie, cioè si basa, questa storia qui si basa tutta su come era la sedia di uno, dell'altro, il letto di uno e dell'altro. E allora, siccome tanto tu devi disegnarla quella sedia lì, perché? Perché non disegni una sedia vera, insomma tutto il racconto si basa su queste cose qui. E sono tutte sedie che vengono dalla storia del design, non è lui che ha detto adesso mi invento. Ma non ha avuto l'idea o è... Sì. Lui sì. Lui, libri, quasi tutti quelli che ci hai mostrato, tranne quello di calcio, quello della campagna, riguardano molto storie di bambini. Sì. Perché cioè, ti permettono di più esplorare sulla fantasia? Se, da un certo punto di vista, sì, da un altro punto di vista, se tu arrivi alle basi, no? Agli estremi minimi del linguaggio della comunicazione, è molto facile che trovi dei punti di incontro con un linguaggio dei bambini. Hai meno restrizione, hai forse un po' più mercato che comunque ha la sua importanza, però è un po' quello che dicevo prima quando parlavo dell'archivio Opla. Cioè c'è una comunanza tra il linguaggio degli artisti concettuali dell'arte contemporanea e il linguaggio dei bambini. La ricerca di una semplicità, di una sintesi del messaggio estrema è una ricerca che va molto incontro alla capacità di poter parlare con dei bambini. Poi dopo noi abbiamo iniziato a fare libri davvero con Bruno Munari, che già da tempo comunque si muoveva a cavallo dei due mondi tra l'arte e il laboratorio per bambini. Non è mai stato molto amato nel mondo dell'arte. Munari saranno forse gli ultimi due anni che sta iniziando ad essere riscoperto davvero dal mondo ufficiale dell'arte, perché prima quelli dell'arte era quello che faceva l'artista, ma sì, insomma, però toccava anche coi bambini. Quelli del design dicevano sì, fa design, però che le robe dell'arte ci frega niente, cioè dal punto di vista complessivo sta iniziando adesso ad essere riconsiderato. Vabbè, insomma, queste sono le sedie delle cose, e poi dopo a un certo punto viene fuori un'altra storia. Dice, io ho un'altra storia che parla, non di design in questo caso, che è questa. Tre porcellini sono tre architetti, ma è utile, questi che costruiscono case tutto il tempo, e la storia si basa sulle case. E il punto è questo, no? Che la capacità di prendere una storia così com'è, senza cambiarla, ma cambiando un piccolo dettaglio, farle cambiare completamente tutto l'aspetto, no? Completamente tutto il sapore. E qui abbiamo i porcellini che escono di casa, che vanno, sono tre porcellini. Il primo porcellino costruisce una casa tutta di latta, di... Il secondo porcellino la fa di...
lui è Le Corbusier, però è la casa disegnata di Giacomo. Di vetro, che ma poi dopo vi costruisce quella di vetro. Allora, Steven Guerra. Guernaccio americano. Guernaccio americano. Quindi io ci avrei messo un pallaggio che fa la casa di... No, lui ovviamente, essendo americano, farà casa di Mattore, quella che regge, quella che ha. Dunque non si sa chi è, ma mi dà una motocicletta disegnata da Philips. Però non si sa, non si può dire, solo si cancella. Vabbè, dai, qui vado veloce. Questo è lo stesso gioco di prima, sono gli occhiali, sono bucati, ci sono dentro dei fogli che tu metti dentro, giri, fai, fanno colori diversi, eccetera. In fondo, cioè, ci hanno chiesto di fare un catalogo, noi gli abbiamo fatto un libro tutto illustrato da una giovane illustratrice, che è quella di prima, rientrasse, e poi gli abbiamo messo il catalogo delle opere in fondo rilegato, di un po' spiegato, ci piaceva di più. In realtà abbiamo deciso con loro, però c'è un libro alto così che racconta il processo di creazione delle opere, quindi in fondo ci sono 20 pagine che parlano delle opere super classiche, eccetera. Allora, aspetta, ok, questo un altro grandissimo, con la G maiuscola, è un artista francese, artista, designer grafico francese, che si chiama Paul Cox. Che cosa fa Paul Cox? Fa di tutto, libri, installazioni, arte, adesso sta facendo scenografie e costumi per le opere, insomma è uno molto eclettico. In questo caso qui ha fatto un piccolo libro, un libro che saranno 200-240 pagine, che si chiama Il libro più corto del mondo. È il libro più corto del mondo perché in ogni pagina c'è scritto una parola sola, che è sempre la stessa, che è intanto. Allora, intanto. Quindi è un libro che in realtà si svolge in un momento solo. Cioè dall'inizio alla fine è un libro che... Cioè, è un libro che si svolge in un unico istante, in un unico momento, intorno a noi. Questo ci complica un po' le cose, perché una delle caratteristiche principali del libro è che c'è una sequenza, cioè c'è un inizio, c'è una fine, c'è la copertina e c'è l'ultima di copertina. È l'idea che il libro, oltre alle tre dimensioni, anche quella temporale, qua va a farsi benedire. Ma, siccome lui è uno di quelli bravi davvero, cosa fa? Non la fa la copertina, con una rilegatura, che è la rilegatura più banale, più semplice, che si possa esistere, crea un libro che non ha un inizio, che non ha una fine. Ed è come Steven Guernaccio che fa Tre Porcellini, che sono gli architetti. Ovvio, cioè non poteva essere altro che così, però finché non l'ha fatto lui, o finché Guernaccio non l'ha fatto Gary, che faceva le cose, ma che era una delle storie di architetti, cioè troppo palese. Con la stessa rilegatura, non pago per farci sentire scemi che non l'abbiamo fatto prima, fa invece un libro di 4 pagine che è il libro più lungo del mondo, che è così, cioè, rilegato nella stessa maniera, solo più. E poi continua, e tu puoi continuare a girare pagina per pagina. Vabbè, questo. Sì. Okay. Quelli erano degli anni, quelli sono precedenti, sono più o meno questo di Boeri. Andiamo avanti. Il libro è
che pari pur 1. Ok, allora, cosa hanno in comune tutti questi libri qua? Fatto un danno. Qualcuno? Allora. Cosa hanno in comune questi libri? Una delle cose che hanno in comune, non probabilmente non l'unica, ma quella che forse a me personalmente sta più a cuore, è un concetto molto semplice, non ci riesco, lo metto in tasca, come fanno i presentatori semplici. Un concetto molto semplice, che è un concetto rubato di sana pianta al mondo del teatro. Quindi qualcuno qui potrà spiegarlo meglio di me. Io ci provo con le mie parole, ma potete correggermi. Un concetto molto semplice del teatro è quello che succede sul palco è una cosa e quello che c'è fuori dal palco è un altro mondo. Cioè la finzione e la realtà. Esiste una parete immaginaria che separa il mondo del teatro dal mondo della realtà, che è questa fantomatica quarta parete. Il teatro ha fatto migliaia di sperimentazioni. Ma se avete delle domande ditemele pure, tanto io non è che ho le risposte. Cioè, proviamo in maniera collettiva a rispondere. Quello che succede di là è una cosa, quello che succede di là di qua è un'altra. Nel momento in cui io rompo questa quarta parete qui, io entro all'interno della scena, o meglio, la scena in qualche maniera circonda anche lo spettatore. Questa è l'immagine della rottura della quarta parete. Quindi l'idea è che di là dal palco, sopra il palco c'è una cosa e di qua ce n'è un'altra, fa in modo che rotta la quarta parete tutti si faccia parte della stessa scena, dello stesso racconto. Appunto, come diciamo, il mondo del cinema, il mondo della televisione, il mondo del teatro fa ampio uso di questa tecnica. Qui, banalmente, nel cinema, quando l'attore guarda in camera e parla con voi, si parla di rottura della quarta parete, perché in qualche maniera sta uscendo dal personaggio e sta facendo entrare voi dentro lì. In qualche maniera si rompe questo. Niente di nuovo, cioè quando nel Rinascimento ricostruivano una stanza con un dipinto intorno per fare in modo che il dipinto non fosse un quadro attaccato lì o una cosa attaccata lì, Mantegna fa una camera dove tu entri all'interno di un dipinto. Ed è tutto disegnato in maniera da farti entrare in una scenografia. C'è anche una lì che ti guarda. Questo è come John Belushi che quando è sulla scala guarda in Animal House. Mantegna e Animal House sono un po' azzardato, però. Questo perché sono amanto, è uno degli esempi, la stessa cosa è la Sala dei Giganti, sempre questo Giulio Romano, dove non si guarda più un dipinto, ma tutta la scena, si entra dentro un dipinto. Si entra dentro un dipinto, lo si fa anche nell'arte contemporanea, quando uno va a vedere al Guggenheim, si va a vedere Richard Serra, l'altro vede così, quando entra è come essere dentro a Mantegna, cioè invece di avere i putti e i cortigiani hai un dipinto astratto, ma tu sei dentro a un dipinto astratto. E questo è quando entri dentro Serra.
vabbè, questo è troppo complicato, perché non so mai come spiegare, questo è una lucubrazione mia. Vabbè, ve lo spiego. Addirittura questa idea qui esiste anche quando voi siete fuori. Questo è un'opera di Michelangelo Pistoletto, che sono 3 metri cubici di infinito, in cui le 6 pareti del cubo sono di specchio. Tu non ci entri dentro e non lo vedrai mai lì dentro, però sai cosa vuol dire essere lì dentro, quindi tu in qualche maniera, anche se sei fuori, sai cosa sta succedendo lì dentro, sei coinvolto in quello che succede lì dentro. È esattamente quello che succede quando chiudi la Moleskine che vi ho fatto vedere prima, dei 99 baci, nella pagina del basso, è il fatto che è chiusa che racconta. Questo concetto della quarta parete lo spiega molto bene come si fa a sfondarla nei libri e come si fa a raccontarlo nei libri. Questa giovane, allora giovane, illustratrice coreana che si chiama Suzy Lee, quella che ha fatto L'Onda, quella che ha fatto libri più famosi di questo. Questo, lei è venuta da noi in una fiera, ha detto: questa è la mia tesi di laurea. Noi l'abbiamo presa, abbiamo detto: bella, mettici dentro mantegna e stampiamola. È andata così. Dopo vedete. Però questo è stato il suo progetto di laurea a San Martin, penso, o giù di lì, ecco, da quelle parti. Ed è Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice nel Paese delle Meraviglie è raccontata in una maniera completamente diversa, molto personale, un po' sbalinata. Parte proprio con il risguardo, con una maniera quasi, perdonatemi la qualità delle immagini, adesso se volete fuoco anche un po' così, non si vede che sono sfocate le mie foto. Parte così con questa impaginazione quasi vittoriana e si fa libro nero. È una recita, c'è la gente che sta entrando a teatro e c'è un teatro ben. Si alza il sipario, bravi, 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 tutti seduti, inizia la commedia. Inizia a entrare il coniglio bianco e succedono delle cose. Il coniglio bianco scappa, Alice si ribalta. Ci sono una serie di quadri che non a caso ritornano. Qui è già successo qualcosa rispetto all'inizio. Non è solo la narrazione, è anche l'impaginazione. Guardate la cornice nera intorno all'immagine. Noi siamo fuori da una recita. Stiamo iniziando ad assistere la recita, vediamo che inizia, siamo ancora fuori dal palco, e qua il palco non esiste più, c'è una pagina di un libro, quindi noi non siamo più fuori a guardandolo, è la pagina del libro che diventa il palco, non c'è più un distacco di quel tipo lì, cioè non è più un'immagine. Quella cornice lì faceva in modo che quella immagine lì fosse sulla pagina. In questa maniera qui, questa è la pagina. Sono due concetti, con una differenza molto sottile, ma in realtà molto grande a livello di percezione, di narrazione. Succede una serie di cose, per cui a un certo punto non basta più neanche questo, senza stare dietro la storia. E non è più solo la pagina che diventa narrazione, ma è tutto il libro, quindi la doppia pagina che diventa questa cosa. Tutta, di tutto, mantegna, che abbiamo detto, noi te lo stampiamo solo se metti mantegna.
Comunque però non è che è per lo stesso concetto, no? Di sfondamento della quarta parete della storia del mare. Finché ci succede un po' un casino, lei torna lì, viene acchiappata e dice: a questo punto qui se ne esce in maniera diversa. La gente non è più all'interno di una cornice come all'inizio, ma noi facciamo parte di quel pubblico lì, ci sta dicendo: voi siete il pubblico che ha visto questa recita qui. Si accendono le luci. Oh, si accendono le luci, cioè è inutile che, ora si può dire in tanti modi, ma quello è. Neppure un teatro, ci ha preso in giro anche su quello. È un camino. Dove lei pulisce. E noi stiamo guardando questo camino qui. E qui c'era un 29, no? Poi, per arrivare al 30 lode, lei ti deve ricordare un'altra cosa. Tu, oltre ad essere entrato e uscito nella storia, sei anche fuori dal libro. E quindi quel dito lì cosa fa? Quel dito lì ti fa vedere che tu hai in mano quell'oggetto lì. Allora, quando lo vedi succede qualcosa. No? Quella sensazione che voi avete al cinema, quando siete completamente immersi nella storia, a un certo punto vi vibra il cellulare. In quel momento lì voi vi rendete conto che esiste il cinema, che esistono le persone intorno a voi, insomma. E il gioco è lo stesso. Per quello bisogna sempre spegnerlo, non perché dà fastidio agli altri. Vabbè, e poi dopo finisce che dice: tutta la vita non è altro che un sogno, ta ta ta, eccetera, eccetera. E baci, baci, abbracci. E quindi in questa maniera qui lei racconta appunto questo concetto qui. Questo concetto qui è per me, per noi, fondamentale quando progettiamo un libro. Cioè, meno possibile, perché poi a volte non si può fare, però il più possibile, ogni pagina non deve solo rappresentare qualcosa o contenere qualcosa, ma deve diventare qualcos'altro, deve diventare una narrazione o qualcos'altro. Cosa succede quando mettiamo il Campari dentro alla copertina? Quella cosa lì diventa il Campari. Non sto mettendo una fotografia o una rappresentazione del Campari, non ci ho messo il bordo, non ci ho messo neanche la finta texture della buccia d'arancia che c'è sul Campari. Quella cosa lì è quello, e non deve essere. Prima di lei, l'aveva fatto sempre il buon Munari, in questa serie di libri del 1945. Adesso io vi pregherei di immaginarvi cosa stava succedendo in Italia nel 1945, quando una casa editrice ha avuto il coraggio di fare questo, Mondadori, e che era un'altra casa editrice, però nel 1945, a Milano, nel 1945, escono questa serie di 4 libri, lui ne ha disegnati 10, ne esistono 9, non è andato per tutto. Il prestigiatore Gioia. Questo è un libro interattivo, un libro animato. Questi libri io li ho scoperti, cioè li ho riscoperti adesso, perché li leggo a mia figlia che ha 2 anni e mezzo e si diverte, come giocare con una. Allora, signore e signori, guardate bene queste 4 palline. Guardate, una blu, una rossa, una nera e una verde. Io volterò la mano e le palline spariranno. Attenzione, 1, 2 e... Oh, è successo! Cioè, quel gesto lì di girare la pagina. Adesso io non ce l'ho il girare la pagina qui, ma l'efficacia di quel giro di pagina è proprio quello, né più né meno.
poi quando dice le palline sono sparite, c'è ancora un mazzo di carte, guardate, questo è l'asso di cuori. E lì mia figlia dice, vediamo cosa c'è là dietro all'asso di cuori, giro la pagina, no, giro l'asso di cuori, cioè guardo dietro l'asso di cuori, perché devo girare la pagina, non capisco. Allora, questo è il 2 di cuori, dove è finito il 3? C'è il 4, controlliamo, e il 5. No, ecco un attimo, corpezza lì. Sarà sotto il cappello a cilindro di quel signore con gli occhiali? Proviamo a vedere sotto il cilindro. Apro il cilindro, non è che ho bisogno di fare così. E così non apro niente. Se faccio così, col cilindro, lo sto aprendo. Ah, non c'è, c'è un coniglio. Adesso non riesco a leggere. Oh, aspettate un attimo, è arrivata una lettera al prestigiatore giallo. E c'è dentro il 3 di cuori. Caro prestigiatore giallo, ti rimando il 3 di cuori che avevo tenuto qua. E poi dietro il 3 di cuori c'è invece scritto, per quanto riguarda il coniglio lo tengo io per certi miei esperimenti. È crudele. Un altro di questa serie qui c'è il venditore, che si chiama il venditore di animali. È la storia di uno che cerca di vendere degli animali a un bambino e gli vende. Ah, vuoi un fenicottero? Ah, no, perché c'è il becco strano. Ah, vuoi un cane? No. Vabbè, alla fine cosa vuoi? E lui dice un pollo arrosto. E gli dà il pollo arrosto. Vabbè, era il 45, dai, insomma, dai. C'aveva altri problemi. Provate a chiedere quel signore a piedi nudi e poi dopo guardiamo in tasca. Tu apri le tasche e dentro le tasche ci sono le palline. Oh, è così proprio. Questo prestigiatore verde funziona nella stessa maniera. Lui dice, sono Alfonso, il prestigiatore verde, che è quello che gli scrive la lettera. Allora, 1, 2 e 3. E lui è dentro la scatola, poi sparisce dalla scatola, poi dopo la scatola ci sono delle cose, questa qui, mia figlia, pazzisce, dice, andiamo a vedere dietro, è dietro, dentro, no. È dentro la cassa. Cioè, questa è proprio l'estremizzazione di quello che dicevo prima. Io non è che faccio una pagina neanche della forma normale che diventa il baule. Io faccio proprio il baule e io giro solo quello in quella casa. Il libro di questa serie qui, dove di più di tutti si vede questa cosa, è questo libro qui, che si chiama Toc Toc. Dove succede proprio quello. È una pagina, eh? La pagina grande è una, copertina e retro di copertina. E io continuo a aprire cose. Vabbè, questo è un video che ho trovato su internet, un riassunto di tutti i momenti del cinema dove si rompe questa quarta parete. In qualche maniera questo, insomma, è un po' uno degli elementi chiave di quando progettiamo un libro, che è quello di utilizzare la pagina come elemento di narrazione. Però guardate, non li conosco tutti, devo fermarlo? Dopo lo guardate, dopo distrarre. L'idea è appunto quella, cioè di usare il libro non come supporto di qualcosa, non come contenitore di qualcosa, ma trasformare lo stesso libro in un contenuto. Questo ovviamente lo si fa attraverso un processo di creazione e collaborativa, che è quella dell'autore che parla con noi, che parliamo col distributore, che parliamo col produttore, insomma, è tutta una cosa abbastanza complessa. Io direi che facciamo una pausa di 5 minuti. Salutiamo i nostri amici a casa. Se bisognato di dirlo. Ci vediamo domani. Ci vediamo dopo. No, io domani, loro dopo.